Benvenuti e bentornati in, in Tale. <ride> <ride> abbiamo di nuovo Manfredi, Manfred bentornato! Ciao. Finalmente ci sono anch'io, mi spiace per voi, ma oggi abbiamo finalmente a grande richiesta la nostra cara Giordana da multiplayer.it. Ciao amici di InTail. Ciao, come stai? Giordale? Bene, ti ringrazio. sono felice di essere, di essere tornata, sono molto, sono molto contenta Io di recente sono andato io da, da Multiplayer.it, che ricordiamo ha un canale Twitch Per parlare di... Di D&D, esatto, di D&D e Stranger Things D&D e Stranger Things, giustamente ma oggi siamo qui invece per parlare di giochi di ruolo estivi esatto? Eh, esatto. Mi, mi sembrava doveroso provare. A, questo non vuol dire che ogni mercoledì ritornerai in talk show. durante l'estate. Volevate? Guarda che faccia! Guarda, guarda che faccia! Grazie, aspettate. <ride> eh, è, è un po' uno spin-off se vogliamo questo qua, perché d'estate abbiamo già detto che effettivamente ci saranno meno live. Sì. Eh, meno, meno contenuti, ci stiamo preparando per tornare a bomba appunto a settembre. Eh, non ci sarà il momento talk con voi su Discord per, per i sub, quindi tranquillissimi potete comunque scrivere in chat che noi vi leggiamo e, e vi, vi rispondiamo. Eh, però andiamo un po' a flusso, così pur parler of eh, Consciousness, non ho capito che hai detto. <ride> il flusso di coscienza ah è che String come of stream of consciousness e io quello come volevo. se fosse eh, Antania come se fosse Antania la seconda eh, però siamo in vacanza è estate che cavolo che non vogliamo parlare un po' di giochi di ruolo tra l'altro, Giordana, mi ricordo dall'ultima volta che è venuta qua, non ha tutta questa esperienza con il gioco di esatto, ruolo. Esatto, quindi io sono qui per fare le classiche domande del neofita: io, ma, ma i dadi si portano in spiaggia? E altre, altre grandi domande, altri quesiti sul gioco di ruolo estivo. I dadi rotolano sul bagnasciuca? <ride> questo, questo ammetto che non lo so. Sono nato... Ma dai, ma secondo te. <ride> no, vabbè, puoi fare tipo la pista, de 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 la pista dei dadi, eh, come il pezzo delle biglie. Questo già è un concept, zio. <ride> Sapete <ride> cosa fare quest'estate al mare? Mandateci le foto. Hashtag. In talk show, mi raccomando, vi ripostiamo. Mi, mi, mi viene voglia di provare assolutamente perché io vengo da una città di mare, vengo da Ostia, una città di mare di merda, però è una città pur sempre di mare. E ho passato quel periodo da ragazzino dove facevamo la pista delle biglie, trascinandovi chiaramente esatto, col sedere, sedere. tenendovi ah, per sì, le sì, caviglie sì, ovviamente, no. le tecniche ormai sono quelle. Si una... sceglieva il più piccolo da bullizzare, la sì, pista sì. la fai tu. Io ero quello piccolo, effettivamente. No, 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 no. <ride> Quindi, allora, sono molto curioso ragazzi di sentire anche un po' quelle che sono le vostre esperienze. Abbiamo ormai tra il pubblico un sacco di persone che si è fatto effettivamente le ossa con il gioco di ruolo. Molti lo hanno scoperto grazie a noi, molti già lo giocavano. Quindi, terrò sicuramente un occhio puntato sulla chat. E siamo curiosi di sentire un po' quelle che appunto sono le vostre esperienze. Io. Uh, pur non avendoci mai giocato, uh, visto l'argomento avevo suggerito a Manfredi uh, che un gioco potenzialmente interessante da giocare anche sotto l'ombrellone, comunque estivo, che, che cosa... anzi partiamo da, da ancora più indietro, dalla Genesi, se io vi dico gioco di ruolo estivo, mm. che cosa pensate? Cioè, in che senso? Qual è la prima cosa che ti viene in mente, Manfredi? Non lo so, una cosa tipo... Uh, Baywatch uh, il gioco di ruolo <ride> interpreta il bagnino sexy dei tuoi sogni o okay. corri a rallentissimo, spiagge <ride> infinite che Holly e Benji che cavolo sono, okay, eh, in forma di collina ovviamente. E tira, i, sai i salvagenti quelli che usi da bambino in, in piscina, <ride> sì. però ecco, quelli rossi così legati al collo. Io penso a una roba del genere. Ok, quindi la prima cosa che ti viene in mente è una, una roba legata all'ambientazione. Esatto, esatto. Okay. Che sappiamo che il gioco di ruolo non ha limiti. Eh, I limiti sono solo nella, nella, fanta nella tua fantasia. TM. T TM, ovviamente <ride> sì, sì, è una frase ormai. Eh, la fantasia non ha limiti, perché i limiti sono solo nelle tue fantasie. C'è chi se la sta tatuando questa frase. Eh, e quindi tu puoi effettivamente giocare un po' dove cazzo ti pare, cioè, nell'ambiente che, che può essere un ambiente fatto di cose gommose, dove però ci sono i dinosauri che sputano fiamme chiamasi anche Draghi, eh, oppure puoi giocare in un'ambientazione Baywatch. Quindi te la cosa che ti influenza questa frase è l'ambientazione. Sì, mi fa venire in mente tutto un ampissimo spettro di possibilità secondo cui vuoi fare una roba più a tema, perfetto, cambi l'ambientazione, sposti l'ambientazione. Okay. Cioè alla fine era me mettere, sorridere, buttarla all'incaciara... Però il concetto effettivamente c'è Vedi l'inconscio che cosa ti fa Però sì, lo associo a quello Lo associo al sole, al mare Perché per me l'estate è questa eh. C'è chi è amante della montagna Quindi magari si è immaginato una cosa completamente diversa Io sono più un tipo da mare quindi... Guarda, io, io pure sono un amante de, de, della montagna Però anch'io io penso all'estate Penso al sole, o mare, o core io sono diametralmente opposta a, a Manfredi perché da, con la deformazione professionale del gioco da tavolo, per me il, gio, il, il gioco di ruolo estivo è quella cosa che ti metti nello zaino con, e che puoi giocare con pochissima diciamo, attrezzatura, quindi è una cosa che puoi fare, oddio non ho abbastanza penne, non ho abbastanza matite, non ho abbastanza fogli, non ho abbastanza dadi, quindi qualcosa che puoi intavolare in modo molto facile senza doverti portare dietro chissà quanta, chissà quanta roba mh, appunto. E, e soprattutto è una cosa però immagino che questa sia un po' la base del, del gioco di ruolo magari un giorno siete in quattro conoscete qualcuno in spiaggia e dici oh stasera giochiamo e improvvisamente siete in dodici quindi anche quel, quel prodotto flessibile per ok, okay. questa è una è cosa top L'accessibilità, no? la rapidità con cui. Bello questo concetto, non è Troppo Diametralmente opposto perché se io penso al mare non devo per forza pensare a un'ambientazione. Se mi devo portare qualcosa di spiccio in spiaggia, che mm. non voglio portarmi 18 manuali, che più, eh, esatto, no, e c'è sotto il sole cocente che poi mi portare il manuale. Sei sulla sabbia, poi ah no, ti si rovinano i libri. Io sì. che sono turista, <ride> ti si fanno le orecchie, no, no, ah, no ti, 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 ti vibra l'occhio soltanto a pensare. Due anni dopo sei ancora lì che giri le pagine per, eh, e trovi, trovi la di sabbia, sabbia. Sì, no, non <ride> esatto. Lo... Quindi devi avere qualcosa che magari ti stampi in un foglio a 4 sfigatissimo, che però se si rovina non è la fine del mondo, perché tanto ci sarà il bambino del cavolo che passerà schizzandoti acqua. Perché col gioco da tavolo questo è molto difficile, magari hai giochi estremamente flessibili, però con tanto materiale, magari tante tessere, tanti dadi, tanti pezzettini. Perché appunto non, non, ho, non ho ricordato anche agli spettatori il gioco da, da tavolo è ben o male mh, una delle cose di cui ti occupi principalmente. Sì, esatto, e quindi ci, molto spesso trovare qualcosa che banalmente puoi giocare in spiaggia diventa sempre un po' più un po' più complesso, cioè magari ci sono tanti giochi adatti alla sera tra amici mh, ci vediamo la sera e giochiamo, però devi di base avere una struttura tipo, piana su cui mettere ma le ne cose. Esistono ne esistono carichi, tantissimi. Eh. Sì, sì, ne esistono tantissimi, ma già solo banalmente qualsiasi card game a meno che non siano quei card game molto particolari, dove devi avere una disposizione di insomma. Mol, molto non so, alla magic per dire dove devi piazzare io ho visto, visto gente giocare a magic in qualsiasi condizione per terra l'anno e... scorso sono andato all'isola del bar ero sulla spiaggia di Cavoli nella spiaggia pubblica no, ne? c'erano dei ragazzi che si erano portati tutti i, i materassini per giocare ai -Gi -Oh. esatto. ma, ma quelli di carta, quelli pieghevoli no? che te, te li sì, metti sì, giù, eh. c'è lo spazio segnato per ogni elemento, sì, ma infatti, perché anche a me viene a pensare uno. che le, le carte magic o Yu-Gi-Oh! siano molto scomode da portare in spiaggia. Però, adesso che ci penso, ne ho visti una marea di persone che ci sì, giocano. Io, soff io soffrirei a gi giocarlo mm. così. Perché io sono una di quelle che ogni tanto mette a posto durante la partita, mette a posto la drizza carte Brava, Un po' di OCD prepotente. Sì, che eh, poi, non, non avevano sì. neanche gli sleeves. Quindi figurati le carte. Ah, vabbè. Ah, vabbè. Sì, però... erano proprio le carte da battaglia fatte apposta. Ma... Cioè, dai. Tipo draft teolo, che le giochi una dico. volta e non le giochi più, è quello che dico. però vabbè, dei pazzi. Dei pazzi. pazzi scatenati. Ok, e, no, perché la, la, allora io ho una visione molto più simile a quella di Giordana. Cioè, eh. anche io, se penso a giochi di ruolo estivi, mi viene automaticamente da pensare a o un qualcosa fatto ehm, molto banalmente senza regole, ovvero io sono il master, sappiamo benissimo che si può giocare di ruolo anche solo tranquillamente entrando in fase creativa, vi do un D20, un dado o un dado a sei facce e la regola la, al, la, la stabilisco lì al volo, cioè creo l'ambientazione e ci immergiamo nel mondo, andiamo magari più che altro in narrativa, ma ci sono anche un sacco di eh, giochi di ruolo Pensati per essere facili da, da applicare, quindi, ok, non è una roba puramente e esclusivamente da fare d'estate. Molte persone preferiscono magari risparmiarsi il dover leggersi chili di manuali, eh, prendersi varie attrezzature per giocare, quindi. In qualsiasi fase dell'anno possono essere adatti questo tipo di giochi. Però non a caso io ho messo questo muro del master a, um, al Buon Manfredi, che è un muro del master che mi ha fatto scoprire eh, Matt. Che saluto se, se ci sta guardando da casa e io ignoravo l'esistenza di questo gioco. Cioè, il gioco di ruolo, le regole di questo gioco di ruolo sono all'interno di questo muro del master, quindi non ti serve nient'altro per giocare. Uh, Se vuoi esatto. eh, girarlo... Caso, allora, qui c'è questa bellissima scheda con il generatore di mostri, delle terre carne, mm. perché questo gioco si chiama Flash Scape. quindi è abbastanza self-explanatory. Comunque, <ride> lo giriamo. E qui dentro avete, oltre alla bellissima art di questa qua che avete visto sì, finora, ci sono tutte le regole... E naturalmente voi adesso probabilmente non vedete ma qui c'è l'introduzione e vi spiega come fare i vostri tiri di dado per avere delle mh, vere e proprie ambientazioni prefatte ci sono anche tutte le statistiche, tutto il personaggio tutto, dalla A alla Z in tempo zero cominciate a giocare senza dovervi leggere manuali su manuali su manuali meglio di così, non si può si, si usano anche i D6 mi, soprattutto mi i D6 sì, 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 soprattutto sì. i D6 Uh, la, la domanda che mi viene un pochino spontanea è: però, tu adesso hai detto valgono per tutto l'anno queste cose qui? Perché per chi non ha voglia di leggere, ma, ma perché associamo. All'estate o comunque a questo periodo, la necessità di fare le robe proprio alla veloce. Paradossalmente siamo in vacanza, è il momento migliore per. Guarda, guarda come lo, lo sposto, lo sistemo, <ride> visto che parlavamo prima del. Okay, Mi um... sente più tranquilla, io vorrei... <ride> non vorrei scatenare nessuno, ma, ma me in primis: no, perché sentiamo questa esigenza, nonostante sia proprio il periodo per eccellenza in cui la gente. In Teoria: ha un po' di ferie, un po' di relax. Chi non deve andare a scuola, chi ha le sue due settimane speriamo di più di riposo dal lavoro, cioè puoi prendertela con calma, dire: Ah, finalmente mi sciallo sulla sdraio, magari mi leggo i miei bei mallopponi o recupero quella pila di libri che mi sono comprato in libreria e non sono mai riuscito a smaltire. E invece, no, abbiamo bisogno di una roba frenetica e rapida, no? Sì, veloce perché comunque. <ride> Cavolo, cioè, a me un po', un po' mi mette ansia a pensarci. Di... Eh cazzo, se me la metti così. Perché se me la metti così effettivamente risulta quasi contraddittorio. Lei dici cazzo, è estate, c'è cioè, <ride> più tempo. Però perché in realtà secondo me è, è più una questione di logistica. Cioè, allora, durante l'anno sono più portato ad avere una routine. Quindi mm. se sono studente vado a scuola poi magari ho i miei impegni extrascolastici che possono essere lo sport o quello che ti pare però bene o male la mia routine è scuola, casa, casa, scuola e vari poco mentre l'estate io me la immagino molto di più proprio in termine estate eh, non in quanto proprio stagione l'estate in quanto periodo che ti rilassi mm -hmm. che sei in ferie, ok? me la immagino come una cosa più fuori casa quindi mm. penso al mare come potrei pensare alla montagna come potrei pensare a Fuori con amici al parco, alla quasi, villeggiatura. No. In tutto quello in che non è la tua routine annuale no. solita. Esatto. No. Ed è per questo che mi viene in mente un qualcosa che sia facilmente applicabile. Magari proprio per il fatto che è estate, ci si ritrova più facilmente a poter condividere la propria passione con persone che non sono solite condividere la tua passione. Quindi magari okay. ti è capace, che, mi immagino, ti puoi ritrovare in spiaggia con quattro amici, magari uno di questi quattro gioca di ruolo con te, ma gli altri due noi ne sentono parlare per la prima volta sulla sabbia con te eh, a due passi dal mare e quindi avere in quel caso Uh, nello zaino, un qualcosa che puoi tirare fuori e senza dover stare a imbastire mille robe mm -hmm. e, e mille manuali e, e tutto il set di dadi, e metti una piattaforma dove tirare il dado e ti è caduto il dado sulla sabbia. Una roba come questa, che poi ce ne possono essere mille altri. Potrei fare l'esempio di Green Oaks che avevo visto in chat e l'avevo... Ah, bellissimo, fuori. è quello della... Ah, eh, nel... casa sì, casa è di quello della casa di riposo. L'ho comprato. L'hai comprato? Sì, l'ho comprato perché quando siamo... Mi ricordo forse Lucca dell'anno scorso, ho detto a mio marito compriamo due giochi di ruolo, tu compri, tu ne scegli uno, e io ne scelgo l'altro. Lui è arrivato col malloppone così di alien in pelle di xenomorfo, lui se secchione fino in fondo... Ciao amore. Eh, secchione fino in fondo è arrivato con questo... Mm, mm. gioco di ruolo bellissimo io sono arrivata con, <ride> con... che poi è sottilissimo Sì, Green esatto però Depliandi è una, una casa di riposo però l'idea era così travolgente che ho detto no devo assolutamente devo assolutamente, è devo assolutamente sì, comprarlo Mi ti fatta colpire anziché dall'estetica del manuale dal concetto ah, poi poi insomma gli ho letti gli ho letti entrambi però l'ho vista e ho detto sì <ride> ecco, inox, diamo un attimino di contesto anche alle persone, eh, come nel caso di, di Flash Escape, che è il muro del master che c'è in questo momento davanti a Manfredi, è un gioco di ruolo pensato per essere abbastanza fresh e facile da, da, da apprendere da inizi subito a giocare e che forse. si gioca con le carte della briscola e che si gioca con le carte della briscola cosa abbastanza comune non devi spiegare le, le carte della briscola è proprio un gioco di ruolo manualetto che sembra un dépliant dovremmo averlo qui studio da qualche parte ma non me lo sono preparato non sono stato abbastanza bravo mm -hmm. Eh, Sempre, sì, il depliano di una casa di riposo, perché vai a interpretare dei, dei, delle persone anziane all'interno di una casa di riposo. Mm. Già, il concept per me è troppo divertente. E noi abbiamo, abbiamo fatto un TikTok okay. recente su, su, su Greenox l'ha fatto Sara Corvis. Sì, visto. Eh, e lei, tra l'altro, ci tornerà molto utile durante questa chiacchierata, perché fa, fa un sacco di questi video short dove. Racconta al nostro pubblico di GDR che possono certo. provare, no? E ci ho pensato quando abbiamo parlato del titolo, dell'argomento, di queste cose qua. Mi è subito venuto in mente lei, quindi volevo fare. E, e infatti, la, la cosa che mi aveva stupito è che alcune persone del pubblico che non conoscevano Green Ox. Hanno pensato che fosse una cazzata, che, cioè un... che fosse un depliano della de casa di riposo e stava. che fosse una stronzata. Delirante totalmente. Sara. E invece no, invece è proprio un invece... gioco di ruolo. È proprio un gioco di ruolo. Ecco quindi, eh, per questo, tornando al discorso, mh, penso all'estate, qualcosa in velocità per questo motivo. Perché devi avere la prontezza di poter immediatamente immergere nel gioco anche un neofita. In qualsiasi situazione. Per quanto mi riguarda, Francesco Marino98 accolto nel segno. Quando ti ho fatto questa domanda, lui ha risposto come io mi sarei autorisposto a questa domanda: del ma perché in un periodo come l'estate in realtà abbiamo bisogno di queste robe veloci? Allora, in un certo senso sì. Sei stanco, non hai voglia di fare niente, quindi dici ho bisogno io stesso di qualcosa di rilassato, no? la mente si deve riposare. Se mi metto a fare questa cosa qua non diventa più un riposo, quindi sei nel tuo periodo probabilmente di down maggiore. Ma sul subito istintivamente mi sarei risposto come ha fatto lui e cioè la tua mente praticamente ha usato tutte le sue energie per programmare già cose da fare con gli altri. Quindi vuoi andare al mare, vuoi uscire con gli amici, devi andare fuori a cena, eccetera. E non hai voglia paradossalmente di dedicarti alle cose che ti piacciono troppo, perché comunque l'estate la associa automaticamente a tutta una serie di altre cose di cui non ti vuoi privare, perché se non le fai in quel momento non le fai più. È anche per questo. Invece, è molto bello che sia venuto un po' da entrambi i lati questa risposta di Qui questa voglia di condivisione del GDR, no? una cosa facilmente accessibile per poter includere persone che magari il GDR o il GDT o, o qualunque altra cosa, non o un gioco di carte collezionabili, quindi un, un TCG, ehm, non, non, lo, non lo masticano solitamente no? questo genere di sistema. Quindi... Eh, ma anche perché a me stesso mi è, mi è capitato mm. eh, di scoprire... Eh, proprio sulla spiaggia oppure in campestivo, io uh -huh. lavoravo prima anche nei, nei campestivi. Perché cioè, a, no? me, a me solo perché sto pensando ti è andata bene, a me solo animatore rompipelle che ciao bella, ci vieni a fare la partita di pallavolo no, della spiaggia? Mia, no. Dai, bello, ci abbiamo il torneo padre figlio. No, sto leggendo, <ride> sto leggendo, vedi che sto leggendo e dai, che mi pagano a partecipazione. No, per favore, no, lavoravo in dei campestivi, però non erano quel genere di campestivi. <ride> sì. io, io lavoravo in un centro sportivo mm -hmm. anni fa uh, quando ero più magro. <ride> e d'estate c'erano i campi estivi eh, sportivi eh, dove c'erano appunto i ragazzi. E spesso, siccome era in un ambiente anche vicino a eh, una chiesa, io mi incrociavo con i. M, cosa perché ridi? Ma non lo so, cosa c'entra <ride> che ci fosse una chiesa. Beh, beh perché ti sono arrivato perché c'erano i, i. Gli scout. Ah, gli ah vabbè gli scout io lì ho scoperto magia sei perché... stato scout ok e cazzo gli scout non so se è così un po' da tutti gli... per tutti gli scout stanno lì a giocare a magic continuamente io, io lì ho scoperto magic in tutti gli anni di, di scoutismo che ho fatto penso di non aver mai visto una carta di un gioco di carte di magic di girare no ah mai Personalmente nel mio gruppo non ho ricordo di qualcuno che lo faceva. Gli scout di Roma invece stanno tutti a giocare con me. Grande Agesci di Roma, bacione. Ecco, eh. eh, infatti c'è mio padre che giustamente. Simone era bravissimo come istruttore, grazie papà. Lui era, era il boss nel centro sportivo. Buonasera, signor Rosino. <ride> e quindi eh, è, è un po' strano perché in realtà eh, è molto soggettivo. Quindi quando. Ti ho risposto alla domanda è perché io ho pensato più agli altri che a me. Eh, più al voglio far conoscere magari il gioco di ruolo a un'altra persona e non voglio spaventarla. Voglio poter avere l'immediatezza di poter giocare su, sull'istante. Mm -hmm. Però io personalmente sono uno che in realtà. Preferisce le robe pesanti, cioè, infatti, non a caso uno dei miei manuali preferiti è Pathfinder. Pathfinder è tipo, madonna quanto è complicato. Come la 3,5, se non forse anche un po' di più, forse complicato. di più. Sì. E, quindi, è soggettiva come cosa. A me, egoisticamente, verrebbe da dire. Sì, voglio qualcosa di flessibile, voglio qualcosa di accessibile da appunto condividere con gli altri, però proprio perché sono in vacanza, voglio qualcosa che sia leggero anche per me da spiegare. Io ad esempio sono una di quelle che ha un po' la paranoia della spiegazione, tipo, ciao e benvenuto a no, nome, del <ride> gioco. nome del gioco. Quindi, tutte le volte che abbiamo una, magari una giornata, che poi, che poi non è vero, sto, sto mentendo, però tendenzialmente quando so che devo spiegare magari un gioco, è, prendo il manuale, mi preparo, faccio ok, allora questo, 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 questo poi cerco di memorizzare le regole, perché vo voglio poi fare la spiegazione. Più, il più chiara possibile. Ovviamente questa cosa succede una volta su dieci perché le altre nove volte dico: Ok, giochiamo questa cosa, ok, non mi ricordo niente, leggiamo insieme il, il, uh, le istruzioni di gioco. Però paradossalmente. Sì, voglio qualcosa di accessibile per gli altri perché non voglio annoiarli appunto con una cosa, non so, col simulativo dei treni, ok? Pensando al, al, gioco, al gioco da tavolo. Al momento tu gliela stai a vendere la cosa praticamente. Esatto, <ride> esatto. Però al tempo stesso voglio che sia una cosa rilassante anche per me, quindi qualcosa di facile da spiegare, con poche regole... Mm. Che, che, che no, non mette in difficoltà nemmeno me nel, appunto ne, spiegare, ne, ne, nell'illustrarlo, ecco. Qua dicono. Ma un sì, Oscuro Signore è così lungo come preparazione. Eh, vabbè, un sì Oscuro Signore possiamo definirlo un quasi gioco di ruolo, cioè è un gioco da tavolo. È una via di mezzo, no? secondo una... Secondo me effettivamente non abbiamo considerato anche quei giochi da tavolo che possono essere un po' una via di mezzo, molto banalmente anche Lupus in fabula eh, Lupus in tabula o Lupus in fabula. Lupus in tabula, Lupus credo in che tabula. sia. Lupus in tabula è un gioco di, da tavolo mm -hmm. composto da carte puoi anche farlo con dei pezzettini di de carta, in realtà, cioè alla Cì. fine il regolamento è abbastanza basic, che però ti porta a interpretare, quindi è già quello secondo me è un ottimo gioco da spiaggia, corsi in tavola, così come si oscuro signore in realtà. E quello. La gente me... ti guarda strano. Perché devi fare Kill Goblin? Sì, sì. Sì. Eh, già, allora, infatti <ride> ne parlavo tempo dietro con Luli Ziv, che è una twitcher che sta scoprendo, eh, si è appassionata di Intel. Mi aveva mh, evocato in una sua live, lei tratta altre tematiche. E di recente ha cominciato a giocare a lupus in tavola su Twitch mm -hmm. con il Cerbero Podcast che ogni tanto gioca, giocano Beh. a. fanno le serate appunto di lupus. E lei diceva oh, Mi piace rollare. Non è proprio la stessa cosa, cioè le stavo continuando a spiegare. Guarda, per, se vuoi cominciare a fare un passetto in avanti dopo lupus in tavola verso il GDR, pensa a si sì Oscuro Signore, perché si sì Oscuro Signore effettivamente c'è quel lato, quella componente interpretativa in più. Guarda, io penso che in un certo senso abbia. tanto di più del gioco di ruolo. Cioè, secondo me, è quasi un gioco di ruolo camuffato da gioco da tavolo, si sì Oscuro Signore, perché? C'è un elemento in particolare che secondo me ti aiuta a sviluppare tanto la tua bravura, nel, che è l'improvvisazione. Eh sì. ma, ma non è solo l'improvvisazione di un'altra persona mi ha messo davanti degli elementi tutto sommato abbastanza plausibili perché il flow di gioco è andato in quella direzione lì no, durante una sessione di luxastra, navigavia, qualsiasi. Eh, sai in che direzione più, più o meno si sta andando lo puoi almeno prevedere poi capitano gli imprevisti le cose che anche grazie o, o per colpa di, del master però su Si, Oscuro Signore devi giocarti tutto con le carte sì. e le carte a volte ti mettono nella situazione di inventarti degli scenari stupidissimi delle, delle bugie molto poco convincenti che è il bello, è il fulcro del gioco e la stessa cosa vale per gli altri. Quindi gli altri si inventano delle scuse. tu No, aspetta, ti blocco perché ti ho visto fare questa cosa. Quindi forse è ancora più difficile di DD o, o di un GDR qualsiasi. Perché hai, hai l'ostacolo di dover fare qualcosa per forza con quell'elemento lì. Sì. Invece nessuno ti forza con il GDR. Quindi, in un certo senso, eh. però, sì, è un ottimo modo per avvicinarsi. Comunque, boh, condivisione, cioè io ci sto vedendo un pattern nelle risposte che stiamo dando. Condivisione, possibilmente tempi rapidi sia per impararlo noi sia per spiegarlo alle altre persone. Portabilità, perché può avere il suo peso in tutti i sensi, spiaggia, montagna, quello che è. Ci aggiungerei Partite brevi, partite lunghe, a quel punto vi urterebbe, preferireste una cosa easy che dite mi faccio una partita proprio rapidissima, senza impegno, che devo per forza aspettare le tre ore prima di fare il bagno, <ride> che ho mangiato, che non le fa nessuno, ehm, però devi far passare il tempo perché effettivamente sei hai mangiato il, il gelato, la roba al bar, eh, devi almeno aspettare 30 minuti e quindi dici vabbè facciamoci una partita a sta cosa qui. Rigiocabilità la vorreste? Non lo so, adesso sto pensando. Eh, secondo me hai detto due cose che sono proprio allora. Mentre sulla eh, tipologia di gioco possiamo variare, tanto ecco una cosa certa: d'estate servono cose brevi, eh. cose brevi ma rigiocabili della serie. Perché eh, ho sgranato gli occhi quando ho letto si sì, Oscuro Signore o l'ho in tavola perché è breve. Può, può durare anche mezz'ora effettivamente una partita. Eh. Però se piace, tendenzialmente hai sempre la persona che dice: Ne facciamo un'altra. Esatto, cioè il gioco che ti fa scattare quella frase: dai, rifacciamolo è perfetto per l'estate, perché magari hai poco tempo e quindi dici ok, ne facciamo una. Mm -hmm. Perché però uscire poi con ah, ne avrei voluto fare un'altra è, è più che positivo mi ci vorrebbe una boccata d'aria fresca di questo tipo perché, confesso, ultimamente a, a, al mare mi sono sempre portato le solite cose uh, la settimana enigmistica uh, uno, uh, oh, queste cose qua no? ti metti a fare la partita con le carte fai una partita, fai la seconda, fai la terza che tanto volano in pochi minuti soprattutto se sei in due, tre, non di più e poi dopo un po' sai che praticamente subito mi stufo e non lo voglio rifare per giorni non lo voglio vedere neanche dipinto uno perché dico ma... Sì, no, ma allora, allora, allora so, sono, sono giochi un po' immortali questi in realtà, tipo Monopoli. Molte persone sentono proprio che quando dico Monopoli ho più che Paul, uh, uh. anche perché è proprio la banalità del gioco da tavolo, no? Uh, però io ad esempio sono uno di quelli che rigiocherebbe continuamente a Uno o a Monopoli. È, è molto soggettiva come cosa, però sicuramente un altro fattore fondamentale per un gioco di ruolo perfetto per l'estate è l'originalità. Perché abbiamo parlato tanto di Greenox? Perché è una roba che rompe gli schemi. Ma, eh, magari un domani diventa così tanto popolare che, ah vabbè, sì, Greenox è classico, ok. Però è una di quelle cose che, se devi convincere qualcuno d'estate, una persona che hai appena conosciuto o che non, sai non mm. avere alcuna esperienza di giochi di ruolo e vuoi colpire nel segno, giochiamo ai pensionati in casa di riposo. Esatto, cioè, dai, co come fanno a dirti di no? Ma io sfido chiunque. Stanno scrivendo delle bellissime robe. In vai, vai, fatto. vai. Le leggi, leggi. Parlano di Risico, Cluedo e qualcuno ha detto, Immanuel Castro insegna. Sul Monopoli, eh, hanno citato due cose perché Manuel Castro mi fa venire subito in mente: Squillo. Squillo, Squillo <ride> è una cosa con cui ho cercato di rompere un po' la routine. Ho comprato che un paio delle, delle espansioni con la ragazza ce le siamo portati, giochiamo perché è proprio irriverente a livelli assurdi è anche e anche sbagliatissimo. È sbagliatissimo, magari non è, proprio, non è proprio da posto pubblico, però se trovi il tuo tavolino la sera o c'hai il tuo balconcino Diamo un contesto e qua vorrei parlare un attimino Giordana perché eh. secondo me, cioè, chi è che deve parlare giustamente. Un Diamo un contesto agli spettatori, che cos'è Squillo? Beh, Squillo è un gioco di carte, appunto, creato da Emanuele Casto, cantante creator divinità del web. Ciao ciao, ciao, Manuel. ciao, ciao. E ciao, ciao. Lo, che, esatto chi ha, chi ha. Call me Baby, ha, baby? <ride> e che è tutto basato diciamo sul mondo del sex working quindi è tutto tematizzato insomma, squillo, Capi, capite di che cosa si capite di che cosa si parla. Ecco. Quindi ci sono riferimenti a varie sfere del, ah, degli del stereotipi Anche stereotipi, esatto, cioè, infatti tra le carte migliori, secondo me, c'è cioè, tipo il classico politico ammanicato con sì. le squillo di lusso. Sì. È... non ma male c'è anche la carta del mercato degli organi che ha sbagliato il sì, sì no, perché tu puoi mandare, puoi, puoi vendere gli organi loro. Sì, perché senza siamo i giocatori sono tutti dei papponi. Esatto, ci è... eh, naturalmente. Però... ci lasciamo dai papponi che... <ride> Però eh, no, sì, di base, di base eh. è Gestione di un'attività di, un di sex working, quindi, voi avete le vostre, le vostre squillo, che hanno poi tutta una serie di tutta una serie di upgrade con i sex toys. Insomma, è mh, intenso. Quindi, sai quando comincia ad arrivare, non so, la carta del dildo e sei appunto sui bagni con i bambini che fanno i castelli di sabbia, esatto, e ecco. giochi quella carta. Come lo spiega la polizia? <ride> Come lo spiega i carabinieri? <ride> Però parlavano anche di Cluedo. E per esempio, io qualche anno fa, per puro caso, in un negozietto di quelle delle edicole dove c'è un po' di tutto nei, nei posti di villeggiatura, no, eh? Eh, Abbiamo trovato un Cluedo portatile perché hanno ah, menzionato anche figlio, quello. Ci sono Ho detto: note. cavolo, sai che. Quella voglia improvvisa di Cluedo <ride> mentre <se> si piace. <ride> Ambrogio, <ride> le regole esatto. Il Cluedo, le regole tanto le conoscono tutti. C'hai il, il mini board. E ci siamo messi a giocare, anche quello non è durato granché. Però il concept è carino: tra l'altro, Martina da poco. È diventata una fucina di uh, passo davanti alle librerie queste cose qua, vedo questo gioco da tavolo, eh, lo, lo prendo, prendo. sto arrivando a casa con quantità. Io la sto amando profondamente per questa cosa, ma, ma perché vedo anche il desiderio da parte sua di giocare insieme eh, e questo bisogno di condivisione, robe comunque con regole semplici che non ci vuole. È bello e stanno esplodendo. Correggimi se sbaglio, perché almeno forse ho due fette di, di salame così sugli occhi, ma mi sembra proprio che giochi che emulano, simulano un po' um, What Do You Meme, um, Card Against Humanity, sì. cose di questo tipo, stanno esplodendo. È arrivata solo oggi con un gioco, adesso non ricordo esattamente il nome, uh, che di nuovo aveva queste black cards con uh, uh, ognuno deve dare tre risposte divertenti all'amico Kirid, cioè, cioè, tutte cose così, quindi molto semplici dove praticamente sei tu la regola vivente. E cavoli, se stanno esplodendo anche lì, come abbiamo parlato in tante... Sessioni di talk show che il GDR sta evolvendo, io vedo anche il GDT che sta cambiando tanto e forse la gente si rotta le scatole di avere manualoni in quel senso lì. Tu che mi dici? Eh, non... Allora dipende, perché comunque eh, dipende, dipende a che livello diciamo. A che livello entri e soprattutto a che livello è la persona che ti fa entrare? Perché ci sono persone che magari ti introducono al gioco, al gioco da tavolo banalmente facendoti giocare il loro gioco preferito, mm -hmm. che magari può essere un gioco particolarmente, non dico complesso, però magari un po' più cervellotico rispetto a un gioco molto più semplice. Oppure ci sono le persone che ti introducono con appunto eh, giochi più, più leggeri, giochi eh, anche, di, anche in trend, quindi che magari si sono visti su internet, magari hai visto cre altri creator giocarli, eccetera, eccetera. Va tantissimo, oddio, come si chiama? Mm, throwing burrito, quello dove devi lanciare il, devi lanciare no, il burrito. No, nemmeno io. È praticamente un gioco che si, 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 si gioca, non mi ricordo più per quante persone è, da, da, credo che sia solo per due. Mi ricordo, comunque sostanzialmente okay. ne, nella, nella meccanica di gioco c'è poi un, un punto in cui dovete lanciarvi un burrito e, e il gioco viene proprio E eh sì, è proprio un burrito tipo mm ma è gravissimo. Ma tipo, per... tipo, tipo, tipo un burrito di peluche. In realtà è fatto di, è fatto okay. di gomma, però c'è un momento del gioco in cui dovete lanciarvi questa cosa. Bello. Mi <ride> Quindi... fa venire in mente, cioè prima ci sarà stato oh, Exploding Kittens, e ehm, non mi ricordo se è sempre è disegnato. Festival Unicorns, tutte cose. Esatto, quelle... non mi ricordo se Trolling Burrito sia sempre disegnato da Oatmeal, che è il disegnatore eh. appunto di, di Exploding Kittens. E, mh, però appunto, tutti, tutti i giochi. Che orbitano attorno appunto l'ambito, diciamo, la, l'ambito del web, dei creator, che magari sono già stati visti. Quindi dipende molto da chi ti introduce. Però sì, di base quello che a me piace molto mh, del, del, del gioco da tavolo di adesso è vedere tanti giochi con tanti setting diversi, perché anche anche per il gioco da tavolo il, insomma il limite è sempre, la tua, è sempre la tua immaginazione però ovviamente lì è un prodotto che viene già confezionato per te quindi sì, deve diciamo esserci che il limite non è, è soltanto tua, nella tua immaginazione è deriva dal, soprattutto dal produttore da, cioè esatto, è... da, dalla mente, dalla mente no. che l'ha creato e sono molto contenta di vedere sempre più giochi che hanno ambientazioni fortemente legate alle dinamiche che vengono utilizzate perché molto spesso nel gioco tradizionale almeno questa è un po' la mia impressione molto spesso c'era un'idea però poi in realtà andavi a vedere il motore del gioco il motore del gioco era cioè l'ambientazione era flavor dici vabbè met metto questa perché insomma oh, ci sta funziona però non c'era mai, mai un scelgo questa meccanica scelgo questo motore di gioco perché è funzionale all'ambientazione e viceversa ok ok No, comunque anch'io confermo quello che. È la base di questo discorso. Il gioco da tavolo e il gioco di ruolo sono due cose che nell'ultimo periodo, parlo due o tre anni, hanno subito un, un boom. Cioè, sì, un'impennata. Un'impennata pazzesca, credo. In parte, e ne abbiamo già parlato te vivi sicuramente dalla pandemia che ci ha portato anche a passare le ultime due estati, no, un'estate un di pandemia ci siamo fatti. Già due ci siamo fatti. Già due ormai. No, no, no eh, avuto so, un cazzo di skip con questa pandemia. Delle, eh, um, One piece quindi ha fatto senz'altro eh, scattare delle, nelle persone la voglia di questi momenti di socialità. Perché quando tu previ l'essere umano di qualcosa. È quello il momento in cui ne sente assolutamente il bisogno. Quindi in parte, secondo me, la pandemia ha contribuito tanto. Ma anche, come diceva Giordana, i creator raga. Io stavo, scusami, stavo controllando da due, trovi un burrito, da due a dieci giocatori e dai creatori di Exploding Kittens. Ah, ok. vedi cioè, e, e, ci, e ci sono due burrito. E ci sono due burrito <ride> effettivamente, sono proprio due burrito. <ride> la leggevo in chat, e qualcuno ha detto c'è anche il burrito gonfiabile. Ah, sì, perfetto è vero. per l'estate, tra l'altro. Non so perché, ma quando ha parlato di questo burrito di gomma, gomma, piuma, roba da tirarsi addosso, mi è venuto subito in mente il video, credo, del Paladino ridoppiato eh, delle guide fatte male. su Beh, cosa sì, di sì, Matthew sì. Mercer che entra in casa e ti tira i vermoni di gomma, piuma. Sì, sì, è non so perché ho pensato, è, è, è quella scena lì. Da, da metterci il burrito una, una pessima guida su D&D è stata ridoppiata da Gianandrea la trovate sul canale, sul canale di, Intel, di Intel, mi raccomando. Sì, ovviamente quindi, lì l'ho vista naturalmente ha sì, sì, fatto un, un botto di views quella roba tra l'altro siamo in Night Train quindi grazie per tutti ah, gli abbonamenti E tutti i non doni stiamo cagando minimamente e chiedo scusa umilmente non, non stiamo cagando proprio nessuno degli abbonati però perché siamo entrati nel flow del discorso ormai e siamo presi bene grazie mille ragazzi per il sostegno cioè, per, per passare anche al livello 2 quindi wow Um, c'era una persona che aveva fatto una domanda in sì. Tale con Giordana. Potreste fare un talk show a tema allarmismo/barra disinformazione sul GDR? Uh, è un bel tema. La mettiamo lì su. Cioè, Vado a farmi: stare. scrivo sulla mia macchina. <sussurra> no, 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 no. <fres> scrivo veramente, scrivo veramente. No, no. Poi parlate no, no, Perché ci arrivano ci spesso idee drive. interessanti. Però stavo appunto dicendo che la questione creator che hai tirato fuori tu, Giordana. Io seguo tanto um, l'ambiente gioco da tavolo su YouTube. Uh -huh. E ho sempre visto negli anni una scarsità di canali che effettivamente ne parlassero. C'erano, ma è molto difficile parlare di giochi da tavolo su YouTube. Ultimamente invece anche in Italia sto vedendo esplodere questa cosa. Perché è molto difficile da comunicare il gioco da tavolo? Nel senso, il gioco di ruolo, vabbè, non devo venire qui a spiegarvi come si comunica il gioco oh di vabbè, ruolo, <ride> però bar. di base, comunque, cioè, ehm, ov ovviamente c'è un gra <coughs> una grande preparazione della campagna, della, insomma, di, di, tutto, di tutti i vari episodi che poi si vanno a fare, c'è preparazione anche da parte da chi si siede si siede al tavolo e ruola eccetera eccetera, però il gioco da tavolo è sempre legato a quella plancia, quegli oggetti, quelle, quelle miniature, banalmente già solo da un punto di vista registico è molto più complesso, ad esempio se lo facessimo qui dovremmo avere anche almeno probabilmente un paio di camere sul soffitto per prendere quello che c'è sul tavolo. Sì. E poi è anche molto difficile da, da veicolare. È come vediamo, eh, non in, in questo momento. No, esatto. Vedo che ci come sono vedi? due americane bellissime abbiamo... che passano. In realtà, passo e ci sono queste due bellissime Perché americane. Perché di recente abbiamo fatto un esperimento gioco di ruolo da Dungeons and Dragons utilizzando le carte Magic. Ok, Quindi le carte Magic eh, avevamo bisogno delle, delle camere dall'alto. E eh, poi sul canale, se, se sei curioso, tra ragazzi, che coraggio e che maestria nell'improvvisazione! Beh, Andrea è stato un mostro. Eh. <ride> praticamente, <ride> te la faccio breve. Era, eh, era mh, tra l'altro anche una, una collaborazione con Wizards of the Coast. Abbiamo dichiarato subito: praticamente mm -hmm. spacchettava Gian Andrea okay. eh, delle carte Magic, quelle ultime uscite, battaglia per Baldur's Gate. Sì. No? Eh, come si chiama? Uh, si sì, battaglia per Baduschi. Sì, 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 E in base alle carte che sbustava, lo trovate sul canale YouTube, potete fare anche uno shout out eh, moderatori. E lui ha dipanato, ha costruito una trama. Ok. E, e poi, quando c'è stato il momento del combattimento, hanno giocato proprio con le Magic, quindi ah. il combattimento era contro questo mago. Eh... Eh sì, A livello registico, quindi avevate bisogno anche di un paio di a camere, a livello registico dalla... avevamo bisogno delle camere, quindi ti do ragione, assolutamente. E, e poi, comunque, anche da un punto di vista proprio di, di, di struttura, cioè il turno di un gioco da tavolo, comunque banalmente il classico gioco del faccio la mia azione, muovo la pedina, poi se si tratta poi di, di un gioco classi, classico German, quindi di giochi con pochissima alea, quindi non tiro il dado, muovo la miniatura, però prendo la risorsa, la piazzo, eh, la utilizzo poi per, eh, non so, magari è un gioco con un motore di crescita delle risorse, eccetera, eccetera, che quello è un po' complesso da spiegare. Quindi fino a questo momento diciamo che quello che è andato di più su internet è stato, specialmente su YouTube ci sono due o tre canali stranieri, ma, ma anche italiani, eh, i tutorial. Quindi, ok, questo è il gioco, te lo mostro, te lo, te lo scarto, te lo sbusto e te lo spiego. Sì, sì, sì. Quindi più video dedicati al walkthrough e al turno di prova. Però cose appunto ci mettiamo tutti insieme lo giochiamo è adesso che stanno, che stanno prendendo che stanno prendendo piede. Secondo me è anche dovuto al fatto che eh, sia su YouTube che su Twitch ci stiamo un po' tutti professionalizzando. Cioè sto vedendo in generale, non è. è... Molti canali esplodere che hanno già un setting, cioè c'è una predisposizione, c'è un pensiero dietro, anche a semplicemente quello che si vede in webcam. E prima citavamo ad esempio il Cerbero Podcast, che è un po' un, un canale grandissimo italiano. Sapere che ha cominciato a diffondere il uh, Lupus in tabula e ogni tanto parlavano anche di, di portare DD e cose del genere. È una bella cosa perché porti a, a, al pubblico eh, generalista un qualcosa, l'attenzione la, proprio di un, di un qualcosa che è una nicchia, ma automaticamente poi la, la, gli dai una spinta per diventare mainstream. Mm -mm. Infatti non mi stupisce che vedere questo, questo boom. Eh, da parte delle, delle persone? No, ed è una cosa certamente positiva perché nel momento in cui hai più persone interessate all'argomento, poi è anche più semplice andare ad arricchire il mercato. È un po' il discorso che si fa anche un po' con i videogiochi quando tutti dicono ah no ma che palle sto fortnite ah, ma che merda minecraft no. eh, però raga però cioè quelli sono giochi che sì ok giocano un sacco di persone persone che magari nell'ambiente del, del gamer quello un po' più insomma, un po', un po' più spesso non sono percepiti come reali giocatori perché giochiamo uh, giochi free to play che ne sai dei giochi con la campagna narrativa però quello è il motore del mercato <ride> e, e non, può, ringraziarli e non può esistere una cosa senza l'altra parliamoci eh. chiaro però tanti canali generalisti come, come li hai detti tu o comunque di varietà che negli anni hanno portato un'infinità di contenuti si stanno affacciando al GDR quindi sì portando al proprio pubblico generalista un prodotto e facendolo esplodere di più ma perché perché è in primis già esploso cioè è una cosa che continua ad autoalimentarsi sì, sì, a un certo punto il GDR è diventato grosso e questi hanno detto magari posso farlo anch'io no perché secondo me se loro stessi in primis non avessero cominciato ad affacciarsi a questa cosa, perché è chiaro se soltanto adesso gli viene in mente che non sono intenditori o non sono persone comunque che l'hanno praticato per tanto tempo, e quindi non sono del mestiere, passami il termine, è, è probabilmente perché c'è stato comunque mh, fin da subito, cioè o almeno prima di, di quel momento lì, un, un piccolo picco, scusate la, la cacofonia nel, nel, nel numero di persone che cominciano a giocare a queste cose stiamo vedendo proprio un fenomeno eh, di, di canali che mai avresti detto si mettono a fare GDR e di colpo dicono vabbè facciamolo perché qualcuno dice sì. ho scoperto una cosa nuova, qualcuno purtroppo succede può dire posso lucrare su questa cosa qua perché sfrutto materialmente un interesse che è noto da allora, parte di un Sì, di un secondo che... me in parte c'è la questione che diventa un trend sì. forse il fatto che diventa un trend cioè diventa così diffuso vedi Stranger Things molto banalmente che ne stiamo parlando nella live di multiplayer mm. mh, porta quindi all'attenzione alla scoperta di questi canali di questa cosa e gli fa dire secondo me oltre al fatto mi conviene perché è de tendenza eh, sì. questo è un content sì? cioè, questa è una oh, roba eh. che fa passare un tot di tempo eh, magari anche il tempo appunto di una live che solitamente mm. sarebbero in live delle persone che dialogano e quindi magari mettendo un paio di telecamere, un paio di microfoni riesco effettivamente a gestire la cosa e questo è un content, è un'occasione divertente, ludica di socialità tra persone. Però sai qual è il, 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 il twist di tutto questo? È che tu hai detto è una cosa divertente, perché tu puoi anche iniziare dicendo: vabbè, la fanno tutti, ah, guarda, quel, qua, guarda quel canale che si è buttato in questa cosa, la faccio anch'io, e poi a un certo punto dici. Ah, ma cazzo, ma è divertente! Bello! <ride> qualcuno finisce divertente. per fare così, c'è chi si ferma al la mia audience come ha recepito questo esperimento. Vabbè, sì, certo. No, vabbè, giustamente, ci sta, ci sta. Tanto, eh. però è bello quando poi qualcuno genuinamente. Quando qualcuno si accorge. Esatto, che poi alla fine è qualcosa che è, effetti, è effettivamente divertente. E stiamo parlando tanto di questa cosa di content creator. Ributto sul tema principale tenendomi aggrappato a questa cosa qui. L'estate o comunque le vacanze sono un momento per recuperare questo genere di contenuti? È qualcosa di cui avete piacere godere mentre siete lì? Nel senso, se qualcuno vi propone contenutistica che include GDT, GDR... Parli sempre di Twitch, siccome di YouTube o Twitch. YouTube, no? Twitch, le piattaforme okay. principali di streaming e non. Per GDR, GDT è una cosa estiva o anche... In, in quello che è la programmazione di queste piattaforme qua di qualunque canale abbiamo voglia di cose soft da portarci in spiaggia perché in spiaggia ormai il telefono ce l'abbiamo sempre quindi ce l'abbiamo anche lì ed è un sì, fatto. Sì, 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 sì. Sotto l'ombrellone uno si sfoglia il libro, gioca alle carte, si prende uno di questi GDT o GDR portatili, fai da te, rapidissimi, velocissimi per coinvolgere tutto, però è anche vero che tanti si mettono sotto, si guardano la partita o magari si guardano la serie, il video YouTube, ti si scalda il telefono che tra un po' te esplode perché vuoi il calore del caldo, vuoi la, la CPU che, che lavora, però insomma tolto quello, tolto, tolto le limitazioni tecniche. Voi ve la guardereste una campagna standard o una partita standard di Monopoly o del, dell'equivalente oppure preferite anche lì robe più Beh io l'ho fatto, fatto in passato nel mio momento intenso di Android Netrunner mi è capitato spesso di guardare eh, anche in vacanza partite appunto del, fa, fatte sul canale del Team Covenant quindi mm -hmm. insomma anche robe a, a, cioè girate con un certo livello di professionalità tecniche commentate eccetera eccetera quindi, quindi sì l'hai vissuta come una cosa rilassante o hai sentito di doverlo fare per lavoro per rimanere no 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 per so me era puro, era puro piacere ecco rispetto però mh, questa è una cosa che teorizzo mm -hmm. eh, non, non, non ne ho la sicurezza matematica ad esempio, se, se penso, l'unico uni, limite di una fruizione di questo tipo è il problema del ok. Ad esempio, banalmente, YouTube devo per forza tenere a meno che non fate la buona prova che eh, nessuno la, la, non fa, se eh, cioè, vuoi fare un mese di pro no. Salta la prova, no. Eh, L'altro giorno per sbaglio ho cliccato per la prima volta un mese di prova, per fortuna mi ha portato un'altra conferma. Che, chiudi, chiudi, chiudi. Attenzione, mi ha fregato il pop up. Stavolta. però, banalmente, ad esempio, con una partita di un gioco da tavolo. Devi per forza guardare lo schermo. Mi okay. viene da pensare che invece una ruolata, perché non tenertela solo? Cioè, non ci sono elementi In grafici. Qualcosa, eh, esatto, no. non c'è un elemento grafico che ti, ti costringe a guardare Si Potrebbe funzionare, ma se ci fosse non lo so uh, se fosse un programma estremamente descrittivo no? come se ci fosse sai quei, quei sottotitoli per non udenti sì, esatto. oppure il contrario per chi non riesce a vedere per, per gli ipovedenti ci sono quelle audiodescrizioni dei film sta piovendo sta facendo se ti se, se ti trovassi in una campagna che anziché usare uh, um, delle miniature delle cose descrivesse proprio teatro della mente totale tutto quanto Mm, forse sì, forse sarebbe più fruibile. Ah, guarda, io ti rispondo a sia in quanto spettatore, Simone spettatore, che in quanto Simone content creator, quindi do, do double risposta. Io spettatore, non penso ci sia un periodo dell'anno in cui gradirei di più o di meno eh, guardare questo tipo di content. Io ho, ho iniziato proprio l'idea di fare in tail da. Spettatore che cercava questo tipo di contenuti, mm. l'ho raccontato varie volte come, come mi era nata l'idea. Per me non c'è un periodo dell'anno, però io magari sono una persona un po' atipica da questo punto di vista. Non posso rispondere ovviamente per la massa perché io non ho nemmeno eh, l'antenna la, la, del, del televisore, cioè, io ho il televisore che per me è un monitor. È collegato magari col wifi al mio telefono, io uso il televisore. Per guardare YouTube, per guardare Netflix o Amazon Prime o Disney Plus, quello che, che cazzo è. Mm, quindi per me non c'è un periodo dell'anno, io mm. spazio molto. Da invece content creator, vi dico che negli ultimi anni, forse proprio dalla pandemia, Uh, l'estate non è più un periodo poco propizio Cioè molte persone io, Noi non, non pubblichiamo tanto content di GDR d'estate Poi ci mettono anche un'idea un volendo Che poi ti leggo ma. Ok poi ti passo la palla uh, Perché per noi l'estate è il periodo perfetto uh, per, Siccome molte persone vanno in vacanza Quindi comunque una parte di pubblico di base si perde Chiaro. E forza Ma non tanto quanto prima Ehm uh, è il periodo perfetto per creare tutti quei content che richiedono una post-produzione che si vedono poi sul canale YouTube. Per, per fare anzi, i compiti delle vacanze. Per fare i compiti la roba dell'anno dopo. Infatti, per me l'estate è il periodo in cui lavoro di più, eh, sì. E, e non a caso adesso sto montando giorno. Da, da, dalla mattina alla sera, Luxastra, perché Luxastra partirà appunto. Per noi l'anno parte da settembre, è l'anno scolastico. Ma è comunque un ottimo periodo per creare content, perché c'è una fetta d'utenza che solitamente non ha il tempo durante l'anno per guardare questo genere di content, che li recupera d'estate. Quindi è cambiato l'ambiente, soprattutto d'estate. Infatti qua dicono dovrebbe riproporre in Tail. Secondo me In Tail dovrebbe riproporre in estate repliche di campagne passate o progetti one shot. In estate siamo tutti distratti da attività all'aperto, che è quello che dicevamo. Beh, allora, Insomma, le repliche, bene o male, cioè abbiamo i rewatch di Luxastra, che sono un po' tutto l'anno, anche d'estate. Cioè, infatti, d'estate abbiamo scelto di continuarlo lunedì. Il rewatch di Luxastra. Le repliche, è un po' complicato, cioè, nel senso, su YouTube le, trovi, le hai disponibili. Però, ti posso dire, da persona che monitora il canale. O YouTube Studio, che è l'app che ti permette di vedere in tempo reale tutti i commenti che ti arrivano. Noto che d'estate c'è un boom di persone che scopre o riscopre o recupera i, i video vecchi di giochi di ruolo. Certo. E quindi c'è tanta gente che si mette lì e guarda perché c'è più tempo. Sì, perché banalmente sei sotto l'ombrellone. Io, ad esempio, una delle mie dei, dei miei più grandi croci e delizie di YouTube, che sono i video di lore di Dark Souls. Buongiorno amici, <ride> buonasera ai miei amici che anche. Che scoperta! Esatto. Non sta non cioè, io ho scoperto vati vidi mentre, mentre ero in vacanza. E Mentre ero in vacanza, ho detto: Ah, be bello, bella sta roba! E poi basta, da lì è partito. Uh, ho, ho letto è una cosa che volevo dire prima mi sono dimenticato uh, Rock 86 lì in chat dice Radio DJ ha fatto un podcast dove giocano di ruolo che è eh, sì. Dungeons and DJ l'ha fatto uscire d'estate cioè è uscito poco, poche settimane fa quindi se non ricordo male stavamo, stavamo già a giugno sì, sì. non a caso penso perché evidentemente soprattutto quel tipo di content che è pensato per essere un podcast è un ottimo momento da tirarlo fuori d'estate mm. perché la gente c'ha più tempo e hanno scelto un gioco di ruolo. Eh, il gioco di ruolo, lo dicevo prima, non, non ha nessun tipo di riferimento visivo, nel senso per capire una partita, per capire una ruolata, non devi guardare un tabellone, capire dove è stata spostata una miniatura, che mossa è stata fatta su, banalmente su, 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 un, appunto, su un tabellone. È molto più fruibile anche con lo schermo del telefono, sì, poi ammetto toccato. che io devo ascoltarlo perché sarei curioso di capire. Eh, magari in chat qualcuno che l'ha ascoltato mi può rispondere a questa domanda: come in Dungeons and in DJ hanno applicato il fatto, cioè hanno, hanno reso comprensibile determinate meccaniche. Comunque alcune regole ci stanno, eh beh, un certo. che uno spettatore dovrebbe sapere per capire. Eh, perché sta tirardato? Che, che, che vuol dire? Eh, noi su YouTube utilizziamo magari dei pop-up, dei banner che si aprono in quel momento e ti permettono di leggere un'infarinatura di quella regola e capire: Ah, ok, è successo questo. Esatto. Come l'hanno fatto con Dungeons DJ, o comunque come fanno nei, nei podcast, sarei molto curioso di, di scoprirlo perché. Quello non è un tipo di content che solitamente sfrutto. La prima cosa che mi è venuta in mente sono quegli stacchetti che c'erano soprattutto nella prima stagione eh, con Matt, che parlava seduto sul divano ah, sì. durante l'episodio e spiegava dei piccoli dettagli di background dei personaggi. No, per esempio Galgit, quando sì, c'è sì, l'introduzione, Gian sì. parla e dice: Come vi sentireste se foste sì, sì. in un altro. No, esatto, proprio quelle cose lì. In un podcast mi aspetto una roba del genere. Cioè visto infatti, che una, cosa... far sì, una, niente, una voce narrante così. che infatti ti guida. Spinto, si la no... blocca la narrazione e parte la spiegazione. Esatto. Sì, eh, ecco, infatti, eh, ci poteva arrivare, però non lo sapevo che era una domanda. It's eh, big brain time. Intelligente cervello. Eh? <ride> Vabbè, era l'unica spiegazione. Alla fine torniamo sempre lì perché stavamo parlando. Siamo arrivati fin qui a parlare di questa cosa, di podcast, eccetera. Partendo dalle audio e cose di questo tipo, ancora prima da sotto l'ombrellone, ve lo guardereste una roba di questo tipo. Quindi, grazie al contributo di Giordana, siamo poi arrivati a capire che anche lì, boh, forse stare lì a guardare, magari puoi stare con la destra Intel. su, con gli occhiali a prendere. questa cosa del podcast. Cioè, mi stai chiedendo di fare un posto Faccio, posto, per, podcast? Così, eh. così. Esatto. qualsiasi posto che abbia un microfono per me. È, è il tuo, casa, mondo, è il tuo è mondo, è casa. Allora, in realtà è da tanto che ce lo chiedono. Oh, perfetto. Andata Intel, conquista Spotify. Ma eh, ci sto pensando. Allora, il fatto è che, sai, non mi viene spontaneo tanto perché, come dicevo prima, non sono un usufruitore di questo genere di okay. podcast. Ho avuto il mio periodo in cui mi sono voluto infognare un attimino, ho scoperto il podcast del, ehm, del Drago Rosso. La locanda del, la drago, Rosso, locanda del certo, drago, Rosso, certo, Rosso. certo, certo Andrea, che eh, salutiamo. Eh, che, che è stato venuto qui ospite un sacco di volte, molto interessante. Però io so più tipo che quando mi metto le cuffiette lo faccio per ascoltarmi la musica, bene o male, quindi non, non amo sentir parlare, infatti odiavo da ragazzino, se, mi stai ancora, se sei ancora in live papà scusami, odiavo quando montavo in macchina e sentivo mio padre che se sentiva radio radio, le, le radio insomma che parlavano di cose, ah che fastidio, io quando sono in quello stato... Oh, non voglio sentir parlare sì, di in cose. quello stato, cioè, proprio una, una roba da. <ride> sì, sì, quando, quando sono nello stato da, che so, da radio, certo, non ho voglia di sentir parlare di, di, di discorsi. Il mio cervello ha bisogno di cose semplici: musica, perché che mi permette di viaggiare ascoltare un discorso è complicato figuriamoci un podcast Ci dicono. però sono tantissime le persone che ne usufruiscono quindi la strumentazione per a, farlo, me, ha a me, ha me ha svoltato no? a me ha svoltato completamente sia il podcast che l'audiolibro perché ad esempio io ho sempre grandi problemi a conciliare i lavori manuali banalmente le pulizie o comunque lavori prettamente manuali bello, bello sì cioè, io, io, non so, il sabato mi metto le cuffiette, mi metto il mio podcast. Perdonate, sui serial killer e eh, sono contentissima, poi mi metto lì okay, pulisco la e farlo cucina. Sì, no, quello, <ride> quello, quello Solo per la parte dei sì. serial killer. Okay. <ride> quello sì, quello sì. Infatti, ogni tanto mi metto tipo a palla in televisione, diamo un giorno in pretura mentre faccio le pulizie di casa. <ride> Grande! Però adesso che mi ci fai pensare. L'idea di come portiamo le giocate di ruolo su YouTube mi è partita, e questa cosa anche l'ho già detta su Twitch, dai radiodrama. Ti ricordi di radio Drama? Uh, sì. Che non sono tanto diversi da un podcast. Un radiodrama è un podcast, solo che non se. Io ne ho ascoltati tantissimo di Doctor Who quando ero ragazzina. Quando dovevo imparare l'inglese al liceo e non sapevo come impararlo, mi ascoltavo i radiodrama della BBC di Doctor Who. Avevi contesto: che cosa sono radiodrama? Erano praticamente avventure tipo serie tv, mm -hmm. però pensate per la radio, dove praticamente tramite musiche e suoni e attori che autori voi sector chiamiamoli così anche se, una, no, se sì. non esisteva ancora la terminologia per mm -hmm. speaker no. ma arriverei addirittura a un certo punto a chiamarli doppiatori perché con questa cosa dei radiodrama mi fai venire in mente sentieri che è stata una serie che prima di sbarcare sulla televisione ah, è, è vero è, è, per, è partito so dalla vero. radio era un radiodrama sentieri assolutamente non so <ride> definirlo radiodrama ma sentieri è è partito alla radio e chiamavano proprio gli attori davanti al microfono a fare pezzo per pezzo così in, in diretta, okay, questa credo fosse in diretta, poi non so se fosse registrato prima, comunque sono sicuro che ci fosse stata, che ah, ci sia stata. Questa. Io ho memoria di questa cosa uh, che mh, eh, mi è capitata quando ero bambino, ero in macchina con mio padre e a un certo punto Uh, facendo zapping uh, per, le, per le radio siamo capitati in una radio dove c'era sto radiodramma. Io facevo: Ma che cazzo è sta roba? Sentivo uh -huh. il rumore della porta che si apriva, il narratore che narrava quello che stava per succedere, e poi i dialoghi e, e, e le musiche. Dico: Sai che è interessante questa roba? Mi è rimasta impressa. E quando ho pensato a Intel ho pensato appunto di fare questo radiodrama. Quindi è fattibilissimo se il tipo... Il, sì, il, 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 il ci dicono il questo, podcaster. ci dicono ma Giordana, la Giordana la tiriamo dentro a una one shot tattica. Sì, la in progress! <ride> Stay sì. tuned, sì, ma è da un po' che ce lo diciamo. Ci, ci piacerebbe Giordana chiamarti per giocare. Eh? Ah, sì? sì, sì però, però voi lo sapete che io se, che ho questo problema. Che... Ma proprio perché ce l'hai? Proprio perché, ok, ok. Allora ah, detto, no? che non hai avuto una vera e propria introduzione. Abbiamo eh, parlato di vale. tutti quelli che sono i problemi per i neofiti. <ride> ti coccoliamo, ti mettiamo okay. in questa coperta non di neofiti. Ti bastoniamo ti fa... fortissimo perché è così che si impara. <ride> <ride> perché qua, no, adesso questo mezzo growl dicono Manfred ogni posto dove c'è un microfono per me è casa ma una serata karaoke ti ci vedrei bene a cantare i rimstein o i motorhead è saltata durante la maratona 12 ore dovevamo averla e ancora mi piange il cuore vabbè ma, beh, ma rimane Giulia, lì ma faremo. state sintonizzate anche per questo <ride> <ride> no qua sono, sono impazziti nel sì, senso. no però è, è incredibile è... come poi un prodotto di questo tipo e mi immagino specialmente una campagna di un gioco di ruolo può essere immersiva perché a me capita e mi è capitato proprio questa settimana Stavo ascoltando un podcast, eh, vabbè, quella era tutta una cosa particolare, dedicata tipo, alla, alla, alla manipolazione psicologica, quindi c'erano queste persone che raccontavano di drammi della loro vita, eccetera, eccetera, e non mi ero accorta che tipo un, un vagone di distanza, c'era un mio collega con cui dovevo andare a fare colazione, ah. e non mi sono accorta. E quando siamo arrivati al bar, fa, no, tu devi dirmi, devi dirmi che cosa stavi ascoltando. Perché io ero tipo così, completamente rapita da quello che ascoltavo okay. e quindi facevo anche de cioè, facevo tipo delle espressioni. Mi stupivo, <ride> e magari facevo. No, no ripresa. Ero presissima. E fa, io voglio sapere cosa stavi ascoltando, perché voglio ascoltarlo anch'io. Voglio capire. Renduta, <ride> <e> <ride> io non mi sono, io quando ascolto podcast o audiolibri, insomma, poi appunto se sono magari audiolibri anche letti con un certo, insomma, con un, con un certo spirito, ti immergono proprio nella narrazione. Io l'ho avuto lì per 40 minuti probabilmente. No, io non mi sono accorta di niente. A un certo punto mi ha battuto sulla spalla dicendo buongiorno. E cioè, sono tipo quattro fermate che, si, che, che, siamo, che siamo in mezzo insieme e non ti sei accorta di niente. Quindi mi immagino come può essere un gioco di ruolo da questo punto di vista. Fattibilissimo. Cioè, ma allora, già sono in tanti a dirci che. Ehm l'urcano praticamente sui nostri contenuti di gioco di ruolo ascoltandoli. Uh -huh. Il che un po' da una parte mi fa dire "No, perché cazzo? Mi ci impegno così tanto in montaggio, metto le illustrazioni, raga. un po' cirosico". Però dall'altra mi fa piacere perché vuol dire che è effettivamente Potresce essere coinvolgente anche solo con la vostra performance. Sì, anche se devo dire che se dovessimo realizzare un contenuto uh, soltanto per, uh, per l'audio, dovremmo un attimino ripensare a tutto, anche eh, il modo in cui narri. Ci stanno dicendo spesso: Io, Anime Selvagge, mi ricordo di praticamente di averla ascoltata tutta. Quindi, Simone, non sottovalutare Spotify perché io avrei adorato Anime Selvagge su Spotify. Qualcuno prima diceva: caricate gli in talk show su Spotify perché li ascolteremo, non posso seguire. Così tardi è un'eccezione che io sia collegato qui adesso a quest'ora. No, Vedi che sta. ti salta fuori un format da buttare. Eh, sì, anche gli, Effettivamente, perché sprecare? Eh, cioè, i nostri content che già facciamo potrebbero loro stessi diventare già dei. Dei piccoli podcast. Eh, ragazzi, ci ragiono. Adesso <ride> tutti dicono io guardo tutto. E vabbè, ragazzi, però <ride> decidetevi. Eh, eh, sono talmente tante le, le informazioni che spesso le richieste che vengono fatte, uh. già solo che sono robe di Discord, le robe di Telegram. Eh, no, sai, ho... se trovi qualcosa che puoi offrire a entrambe le tipologie di persone con non dico poca fatica, ma quasi. Magari sai, hai scoperto di riuscire a fare leva su una parte di audience che magari non riesce a seguire il visivo. Perché il segreto è l'app con cui puoi loccare lo screen del telefono, sta tutto lì. L'app con cui puoi, eh no, nel senso, quando guardi YouTube, ma va? Eh, eh, si, quando, quando guardi Android YouTube, user. eh, lo so. Quando per guarda, guardi YouTube e non hai l'abbonamento al premium, se l'occhio, il telefono quindi gli spegni lo schermo, si spegne tutto. Non, rimane in, bag... non rimane in background l'audio. Eh. Spotify invece, banalmente. Lo eh, fa. Sì. Sì, beh, Ma anche Twitch ce lo fa, bravi Twitch! Sì, sì, esatto. Beh, YouTube Music. Eh... però si sì, sa so che c'è un trick su, su iPhone. L'iPhone non lo so, per... no, so, eh. no c'è. Avevo, uh, avevo visto un modo per far continuare l'audio in background di YouTube. Sì, su... trick, però io, ad esempio. Non... Ma qui nessuno lo usa e noi ci dissociamo. <ride> cioè, ci, ci dissociamo che secondo me fanno bene a esistere perché. <ride> YouTube su questo è veramente una merda. Niente, ha, niente hacking, niente, niente di niente, eh, signori. <ride> no, no, ci dissociamo dagli hacker, per carità. Però, tornando a ai, nostri i, GDR stivi. ai nostri GDR estivi, c'è una cosa che ti volevo dire fin dall'inizio, quando hai detto del, dell'ambientazione. Quindi, avevo parlato a sufficienza della tipologia di gioco che potrebbe essere adatto per essere applicato in qualsiasi momento mm. e in modalità mm. fresh. Però spostandoci invece sull'ambientazione, tu hai tirato Baywatch. Lo sai che invece d'estate, se io dovessi pensare a un'ambientazione di un gioco di ruolo perfetto per l'estate in cui fa caldo, e nella neve. io vado sul ghiaccio. Ah, sì. <ride> Cioè, io penserei subito a un qualcosa di fresco di, di fresco, di fresh, ma in modo diverso. Per me l'estate: è i Polaretti. Cioè, cioè il Swindale, Rime of the Frost Maiden. <ride> Perfetto, meglio di così, le dieci città, il posto più freddo e austero del, sì. del nord dei Forgotten Realms, sì. e sei a posto sì. con Dungeons and Dragons. Su Dungeons and Dragons andrei sicuramente in alto, ok però in generale cioè proprio l'ambientazione andrei a cercare e infatti io che gioco a Fortnite <ride> sono quel tipo di giocatore io atterro sempre d'estate atterro, atterro sempre su dove c'è la neve. <ride> la parte della mappa in cui per me è più piccola, purtroppo d'estate dove c'è la neve, vado lì perché bisogna vedere il fresco. Bisogna di vedere il fresco, mi piace, mi piace sì, molto. Sì, poi capitai, camera mia che fa 18.000 gradi, lasciamo stare. E sarei curioso di capire anche gli altri che cosa pensano. Parliamo un attimino dell'ambientazione. Dai, volentieri. Sono curioso di sentire in chat che cosa ne pensa e quali sono le, le, le tipologie di ambientazione che. che... Tirerebbe fuori per una roba, o una one shot o una campagna. Ma come editorialista sì, per EveryAI è Multiplayer ragazzi, non ho capito. <ride> Hanno scritto Giordano, editorialista per Every Eye. Ma come per Every Eye? <ride> se... se... ecco ma... Io sono una ragazza sportiva. Voglio bene ai miei colleghi di multiplayer, ma stimo molto anche i colleghi di di okay, <ride> Di, Dio, eh, di, Every... di, è... di Every Eye, di Spazio, di Eurogamer, insomma. IGN. <ride> <ride> no, qualcuno. Dimentico qualcuno. È chiedendo buon salve, chi è l'ospite? Giustamente okay. i nostri fan molto carini stavano rispondendo. Insomma, almeno, fa, fa, forse c'è. punto esclamativo ospite f, come sì, comando, sì. No? Sì, sì, e siamo sul canale dei D20 Nation, ragazzi, assolutamente. Io ah, adesso, sì, sì, sì. sì, sì. sì Tra l'altro, visto che prima dicevano stavano portando uh, con la tavola Ouija la campagna. Noi stiamo portando con la tavola Ouija la campagna. Siamo noi, D20 Nation. Assolutamente Perché, sì, io un questa è la tavola Ouija che stiamo usando. Che è, scusate, è dentro questo vero? No, 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 aspetta. Non si può osservare. <ride> no, stanno facendo sicuramente qualcosa di molto creativo. Vabbè, un bacione a tutti. Every eye, multiplayer, spazio ma game, sì. tutto è il Nation. Però facciamolo uno shoutoutino a Giordana <ride> Lo shoutino Grazie per chi sta facendo punto esclamativo. Oh, ho fatto una figura di me no no, <ride> no, 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 no. Anzi, andate a intasarle Instagram di follow. Ah, sì, su Instagram ti chiami? Whitenello. White Whitenello, Whitenello. White 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 sì, sì, no, mm. ma è eh, fare sul link quindi vi basta seguire grazie a stream elements sto dicendo fate una campagna sui polaretti <ride> no io ad esempio come ambientazione estiva allora io sono una persona che appunto ascolta i podcast dei serial killer quindi non ha grossi problemi a calarsi in contesti magari non so particolarmente dark oscuri eccetera eccetera però se penso a qualcosa di estivo automaticamente penso a qualcosa di Allegro, solare, ehm, anche facile, cioè le, le, leggero per chi, per chi inizia, perché penso sempre, magari, dall'altra parte, vuoi fare questa cosa bellissima con dei demoni e i, pen, i pentagogli, cose di questo tipo magari hanno bisogno di qualcosa di più e tu ti senti tutto tranquillo impostato ehi ciao sono una persona socievole vuoi giocare con me in realtà sei tipo il meme del tizio che spiega <ride> esatto esatto o oh, oh no esatto che fai quindi, i collegamenti con i giornali e le cose quindi qualcosa che sia mh, abbastanza, abbastanza allegro abbastanza felice in, in gergo nel mondo dei videogiochi um, si dice wholesome, un prodotto wholesome è un prodotto di, che fanno bene all'anima, quindi okay. sono quelle cose che ti riempiono. Ti non so ti... È proprio un termine... Sì, c'è tutta una categoria di giochi appunto, definiti wholesome games eh, proprio dedica, che tendenzialmente hanno dei temi molto, molto tranquilli, molto colorati, piacevoli. Sì, Fall Guys è un Olson, awesome, anche se ha un, com, ha un ambiente abbastanza competitivo che ti toglie un po' la tranquillità. Ah, non ci sono più anche quei couch tipologia. games cooperativi. Sì, è dato Stardew Valley, ad esempio, è un, un also, awesome. quindi quelli, quelli carini, dove ti metti lì, magari quelli eh, il tuo. Eh, ad esempio, per, per me un gioco di ruolo con, quest, con questo vibe, ad esempio, è Household, perché io mi ci sono approcciata proprio in questo, in questo modo, è super carino, con tutti i, i follettini, sì, la casa. Sì, sì. Anche su in Eh, quindi è, è una cosa molto e anche quando la spieghi, ha un po' quel, quel sapore gioioso. Poi magari ci sono, non lo so, la, la, la campagna del, del, del corrimano, la tragedia del corrimano che ha segnato la casa. Ad esempio, non è una delle cose più felici. Okay. Però, però dici: insomma, quando vai a spiegare tutti, insomma, tutta l'ambientazione, è, un, è una cosa abbastanza carina, leggera. Nello stadio ho una fattoria con il gruppo di CDR, tanto love per questa idea perché mi sembra carinissimo qualcuno prima diceva che pensando ai setting estivi né mare né montagna né Icewind Dale ma ma Uh, camp estivi nel bosco con tanto di tematica horror perfetta prima Ah, prima. bello! Beh, non a caso mi viene in mente eh, Anime Selvagge, che è la nostra campagna di gioco di ruolo. È stata la prima campagna che abbiamo portato su Twitch, e, ed era praticamente con protagonisti, i giocatori erano tutti bambini. Mm -mm e in, nel quale succedevano delle cose quindi c'erano un po di tinte noir horror uh, investigative principalmente però nel corso dell'estate quindi anche poi richiamo agli anni 90 eh, ambientazione 94 se non ricordo male o qualcuno oh. mi correggerà eh sì sì ecco anche sembra strano ma anche gli anni 90 <ride> <ride> però eh, sai una cosa che non so per quale motivo la collega, l'estate sono gli anni 90, non so se perché... Mh, perché le tue estati più belle erano Erano anni 90. Perché sono, sono, io sono classe 89, sono cresciuto negli anni 90, e l'estate... Oh, lo slasher anni 90 sta tornando, signora mia, lo slasher anni 90 sta tornando proprio forte, forte. Eh, sì. in, in generale sì. Però adesso ci penso un attimino. Sto cercando di capire perché la mia mente associa così forte gli anni '90 all'estate. Penso subito ai cartelloni dell'Algida. È vero? Io commento tristemente che se stanno tornando prepotenti gli anni '90 è perché forse sono vintage. E quindi. Ciccia. Detto so. questo, vai in un qualsiasi bar al giorno d'oggi ancora, trovi tutti quei cartelloni lì. Quindi in realtà si sono evoluti. Non è cambiato più di tanto. È, è, è vero, però, però penso proprio a quelli dei 90 capito? Mm. Cioè, non so per quale cazzo il motivo San mi eh, Mi collego tantissimo, ah, era estate il 97 Anime Selvaggio. È Nudge. Vero? Quindi Savage Wars, tra l'altro, ecco, è un altro gioco di ruolo che andrebbe per forza nominato, perché non è molto complicato: no. ha delle eh, Già stiamo parlando di un manuale, ok? Sì. Però non è così complicato a livello di meccaniche e di regole. È o Kids on Bikes mm -hmm. ed, è, ed è pensato per un qualcosa molto giovanile, molto secondo me perfetto anche a livello di ambientazioni per l'estate. Mm -hmm. Quindi buttateci un occhio, ragazzi, non è una marchetta, però anche. Eh. No, certo. Allora, spesso portiamo roba con Stiamo forse. parlando un po' di, di tutto e di più. Eh. Eh, Io certo. ne butto una roba lì, anche le solo campaigns sono una cosa che ho provato, mi è piaciuto. Che potrei dire? Perché ho visto qualcuno in chat che dice: Sì, una campagna che tu giochi in solitaria se hai avuto il tempo prima o dopo la partenza per, per il mare tutto quanto, o qualsiasi sia il posto di villeggiatura in cui sei andato. Uh, se ti sei preparato un minimo le regole del sistema e quindi hai una vaga idea, ci sono tante solo campaigns che ti puoi scaricare, è molto bello come è strutturato, ne ho giocato una di Call of Cthulhu per provare ad avvicinarmi un pochino al sistema di gioco e mi è divertito tantissimo perché... Ma è una roba in cui giochi da solo? Esattamente, okay. cioè che cosa succede? Ti viene narrata la storia e hai una serie di scelte multiple, non hai una totale libertà, però ti viene detto... È come un libro game. Eh, infatti uno... stavo pensando ai libri game. Sì, esatto. Eh. Alla st la stessa identica cosa. Ti dice, fai questa scelta qua, vai al numero 42. I numeri ovviamente sono mescolati per evitare che tu per sbaglio leggi qualcosa. Eh? Quindi una è vai al 13, uno vai al 42 e non rischi di incrociarti, di farti spoiler da solo. Esatto. Sotto l'ombrellone io mi ci vedo con il mio singolo dado perché poi questi sistemi sono molto soft, molto leggeri, non ti serve avere chissà quale attrezzatura. Ti metti lì sul tavolino di plastica scrause che ti mettono insieme all'ombrellone. Umbrellone, fai rotolare il dado ti giochi una, una campagna così e se ti stufi il bello di queste cose è che hanno una, un discreto livello di rigiocabilità perché o ti fai lo stesso personaggio e fai scelte diverse perché dici vabbè voglio vedere tutto quello che ci aveva da offrirmi questa partita perché comunque ci sono um, dei requisiti minimi per accedere a determinate scelte. Il classico multi branching. Hai, esatto, ma addirittura se tu non hai abbastanza forza, destrezza, quelle ti vengono completamente pre precluse. A un certo punto devi anche cambiare personaggio, approccio ed è la perfetta occasione per dire cambio anche un pochino psicologia. E così ho fatto. La prima volta che ci ho giocato ho fatto un personaggio e poi ho detto per la mia seconda partita della stessa campagna faccio un personaggio diametralmente opposto e vediamo che cosa succede. ho avuto un finale e uno sviluppo totalmente diversi, e poi mi sono confrontato con un amico che ha una terza cosa ancora avuto. Lì si è fermato. Ah, ma tu avevi girato? Sì, no, io ho parlato con quello lì, che mi ha portato nel posto segreto, mi ha dato no, io sta roba non l'ho fatta, non l'ho vista. Quindi multibranching mostruoso uh -huh. in magari. Una decina di pagine scarsissime che ti puoi serenamente mettere sul, sul telefono, sull'iPad. Sono molto molto belle anche perché magari te le metti sul Kindle, quelle che sono fatte apposta, eh, o comunque sugli ebook, no? Mm -hmm. eh, no? non necessariamente queste cose qui che quindi sono fatte apposta per avere la retroilluminazione giusta da sotto il sole le cose, te lo fichi come un pdf normale e vai che è una meraviglia e non esistono naturalmente solo di Call of Zulu, non penso che tutti i sistemi possano avere questo genere di cose uh, già D&D per esempio è un pochino più complicato um, fare una solo, le duo le ho viste, le ho provate, sono già complicate da organizzare. Ho masterato una duo, nel senso che io ero con un giocatore ed eravamo proprio soltanto master e giocatore. È eh, faticoso. Ti chiedono in chat se eh. puoi consigliare qualcuno di questi, solo. Perché se cercate solo Call of Cthulhu, ne trovate almeno due o tre abbastanza famose. Dovrei andare a ripescare quella che avevo giocato io, ma. Mh, se Chiacchierate voi nel frattempo, io magari riesco a rispondere alla chat. Sì, ho sì, io. Sì, 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 sì. Io um, Hai tirato fuori un, un tema che avevo pensato prima, però nel mm. flusso di, di, di sì. conversazioni me l'ero persa. I libri game sono effettivamente una roba pensata perfetta, secondo me, per. Ah, sì, assolutamente. Io, ad esempio, ho scoperto i libri game da ragazzino. Uh, Alone Against the Flames. Io ho giocato, ma ce ne sono un po'. È proprio. Guarda, se vuoi fare il, re il reaction su, yes. su Twitch, lo facciamo vedere. Magari la pagina. Call of Cthulhu. Solo Adventure. Avevo giocato. Sì, così sì, la, la gente sa, volentieri. E, dicevo, io ho. dimmi quando devo passare alla um, interfaccia reaction. Io ho scoperto i Libri Game da, da ragazzino in una delle tante estate in cui dovevo. Eh, leggere un libro per l'estate per poi dover eh, ah. eh, quelle classiche cose che facevano ah, a scuola. esserci, eh. guarda, ce l'abbiamo. Questa non ci serve. Ce l'abbiamo proprio qua, cioè Call of Cthulhu, solo Adventures. Ho scritto, avevo detto Campaigns, ma sia quello che è. Avevo giocato questa qua, che è la prima che ti viene sponsorizzata. Alone Against the Flames. Massive ma so anche solo, cioè tipo. L'oggetto fisico, perché non penso ci sia soltanto non su so, Kindle da scaricare. Guarda, c'è proprio copertina flessibile, addirittura 14,95. Quindi si presenta come un libro. Sì. Ok. Ma non lo sapevo, io per esempio avevo una versione digitale di questo. Tematica, giusto per. Di per questa curioso. specifica ricordo l'ambientazione: praticamente tu eh, stai credo cercando di raggiungere. una. Hai un ingaggio, un lavoro, mm -hmm. quindi vieni portato leggermente fuori città, una roba un po' alla Silent Hill. Quindi okay. vieni spostato. Ti fermi, la macchina ti si blocca, quindi sei obbligato a prendere un pullman, il pullman non passerà la tua unica chance è quella poi ovviamente già qui c'è multi branching molte robe mm -hmm. uh, la persona che c'è a questo negozietto della fermata del pullman ti dice guarda là c'è un villaggio vai è l'unico posto dove ti puoi fermare quindi tu sei Mai obbligato a trascorrere un villaggio. sei no, obbligato no, a trascorrere crat. la notte lì e cominciano a succedere delle cose un strane. po' un classico piano piano no è molto però poi guarda io ti giuro se ti dico il finale che ho avuto io dici ma è Hicker, perfettamente sì. in stile Call of Two, oh, okay. <ride> okay. Okay. ok. Quindi, il finale di Elevator of Mad, eh? tu hai presente senza fare spoiler per chi non l'ha ancora visto. Perfetto, all'ennesima potenza, peggio. Okay. Okay. Quello è quello che mi è successo come finale. Ma mi è piaciuto moltissimo. e Me la sono giocata nel giro di un'oretta, ma proprio tranquillo, sereno, così per conto mio, con poche regole da, da memorizzare. Insomma, lo consiglio. Ah, te lo chiedevo perché le ambientazioni Lovecraftiane sono tra le mie preferite quindi. Eh, eh, per ottime ragioni aggiungerei perché sono veramente spettacolari. Ma sicuramente se ne trovano altre. Uh, Call of Zulu 7th edition Solo Adventures. C'è cioè addirittura una serie di video su YouTube. Scommetto che se ne troverebbero. Solo Scenarios le trovate. Beh, allora molti eh, so che hanno scoperto i um, libri game eh, tramite il nostro canale. Perché è una roba non tanto conosciuta, effettivamente, non sono in tanti a sapere che esistono i libri game. In mm -hmm. che cosa consistono? Abbiamo fatto in passato delle sessioni di, di, di gioco con libri game. Ah, mi fastidio. ricordo che Gianni invitava anche dei colleghi doppiatori esatto. a leggerli, giocarci in sì, diretta. Sì, sì. Me lo ricordo, forse proprio in periodo pandemia? O qualcosa ma proprio prima. la pandemia, anzi, in periodo pandemia oh. la cosa è stata un po' complicata da portare avanti è stata ripresa dopo la prima fuoriuscita dal, dal primo lockdown una delle prime cose in cui Gian ha provato a coinvolgermi è stata proprio questo perché mi ha detto abbiamo invitato Francesco, abbiamo invitato Ilaria eccetera eh, ci piacerebbe nel corso del 2021 penso addirittura se si stava parlando averti in una di queste sì, cose qua non, spesso si tira fuori il fatto che vorremmo riportarlo è da un po' che non portiamo libri game e... Piccola parentesi che eh, è abbastanza tema, l'altra sera mi sono riguardato Bandersnatch su Netflix per chi non oh. la conoscesse, la tematica è proprio questo, quindi il multi-branching, la possibilità interattivamente di poter scegliere come si evolverà la storia e la storia stessa si basa su un libro che Scegli la tua avventura. Uh, che si chiama proprio Bundersnatch, che è molto carino, i miei non hanno assolutamente apprezzato. Mamma abboccata di brutto, io che gli ho detto: vi faccio vedere questa cosa che è uscita nel 2018, era molto carina. Io me la sono giocata 3-4 volte, finali diversi. È bello, eh. padre è delusissimo rolf. alla fine, proprio Poker Face che dice. Cambia canale, metti. Allora, <ride> secondo me, uh, lo, un contenuto del genere e trasformarlo in qualcosa di interattivo, sia uh, le serie che troviamo su YouTube, c'è cioè anche quella con. Uh, Uh, Bear Reels che è interattiva Ah sì. io, io l'avevo fatta perché far mangiare la merda sono andate di moda ricordo anche Markiplier so, sì, aveva sì. fatto la, la grande rapina ma Markiplier anche su Youtube come... sono andate di moda perché tu te lo ricorderai Giordana perché sei una youtuber eh, eh, di vecchia data ti come me anche tu. io ho avuto un canale per un po' di tempo sì. intorno al 2012-2013 quando sono andato in Giappone nel 2015 era ancora attivo questo canale qui e visto che stavano cominciando ad andare di moda Uh, forse non dico che ho anticipato i tempi però ho snasato il trend un pochino prima ho fatto un video interattivo che in base a ah, lì era molto particolare chiedevo agli utenti di interagire con me darmi consigli eccetera e poi sul ba sulla base del, del numero di views avrei avuto una risposta come se fosse stato un sondaggio, no? sì. Li mandavo a più parti. Adesso si può probabilmente mettere il minutaggio e mandare al, al punto del video che ti interessa. All'epoca io avevo fatto proprio video diversi, clicca qui. Ah sì, adesso lo qui. puoi fare con l'opzione dei capitoli. Esattamente sì, c'era proprio l'opzione, contesto a chi sta guardando, magari non lo sa. Un tempo YouTube dava questa opportunità a te, creator, che facevi il video, lo mettevi online. Potevi mettere una sorta di pulsante, ok, da, sul monitor che se cliccavi ti apriva un video. E ne potevi mettere anche più di uno. Quindi c'erano dei video che tu aprivi. Che erano interattivi, ti raccontavano una storia, erano dei giochi, una roba informativa, ce, ce, ce n'erano di ogni praticamente. Sì. Eh, uno dei primi a portare un contenuto veramente fatto bene di video interattivo in Italia fu Cane Secco. Eh, uno, sì, eh sì, eh, che è veramente vabbè, un, un grande innovatore del nostro uh, YouTube Italia. E appunto questo genere di contenuti. Eh, sono estremamente sottovalutati. Mm. Sia su Netflix, non tanti li, li aprono perché hanno è, stato è stato un esperimento che è abbastanza fallito. Tant'è che non ne hanno rifatti, eh. mi sembra. Di... No, no. Ogni tanto ne tirano fuori altri, ah, con Minecraft. No, sì, sì. hai ragione. No, 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 Li tirano fuori. Magari hanno cambiato il target. Mm. Eh, okay. Perché comunque ci sono delle persone che lo scoprono e gli, gli piacciono queste robe qua. Però eh, purtroppo il media proprio audiovisivo. È solitamente è passiva come cosa, cioè tu vai su Netflix per guardare un contenuto passivo. Non si chiama quindi... Netflix and chill a caso, diciamo. Esatto, è Ci difficile. Sta. Sta. Però è soggettivo, infatti non sottovalutate il libro game, ragazzi, è uno strumento veramente interessante che molti snobbano perché, boh, se aprono un libro magari lo fanno perché vogliono leggere una storia, quindi mettersi lì con la matita e il dado non, non, non gli va, pensano più sia una cosa da fare con, con le persone, ma anche se siete interessati al gioco di ruolo, non riuscite a trovare delle persone con cui giocare, non sottovalutate il libro game, perché è uno strumento capace veramente di emozionarvi. E in più, come diceva prima Manfredi, è giocabile. Certo, diciamo che secondo me uno dei grandissimi vantaggi dei libri game e queste cose qui è che non solo tu leggi una storia e poi devi fare lo sforzo psicologico più o meno grande di immedesimarti in un, o nel protagonista o in uno dei personaggi, affezionarti a queste cose qua. Nel libro game hai il grandissimo vantaggio di essere tu protagonista della storia, di scegliere come andranno avanti gli eventi? No? Alcuni proprio ti mettono nei panni del protagonista. Qualcuno ti dice: Ok, la vicenda è questa. Che cosa sceglierà il protagonista? Ma sentirti partecipe crea un livello di immersione diverso. Quindi, io lo apprezzo un po' di più. Eh, in certi casi. renderti conto che fare quella scelta comporta una modifica nella narrazione, la morte di un personaggio. Qualsiasi cosa sì. è una di quelle robe che non lo so, ti provoca proprio. Il sorriso. Infatti, non annovererei i, i video, i film interattivi di Netflix o comunque YouTube, eccetera, come quelle cose che vai a vedere quando hai voglia di chill, ma quando hai voglia di un mix fra. Un videogioco e un qualcosa di eh, più pensato esatto, di una storia che si crea davanti a te. Perché di tutto. videogiochi di questo tipo adesso, anche, anche nel videogioco c'è un po' un calo di questo genere, però, mh, sei o sette anni fa le avventure telltale, quindi uno ah, sviluppatore. Eh, sì che ha fatto solo videogiochi di questo tipo con The Walking Dead Game of Thrones poi Minecraft stesso Minecraft stesso fatto, Borderlands uh, Batman hanno fatto oh, Batman, The, Wolf, uh, The Wolf Among Us fanno il seguito di Monkey Island anche adesso sì comunque un po' era fallito tra l'altro ma so che si sono ripresi perché mi pare siano tornati in carreggiata Monkey no? Island di Telltale Tale. Ah, tell ta sì sì Telltale adesso uh, rilanciano con la seconda stagione di The Wolf Among Us che è praticamente è, aspetto. che aspetto che aspetti tra l'altro sì. che è praticamente l'adattamento di Fable che è un fumetto di Vertigo ci cioè hanno fatto un telefilm bruttissimo che è Once Upon a Time eh, no ho capito adesso di che cazzo si parlando è quello delle fiabe oh, merda quel, quel telefilm cioè concept geniale ma Mm, allora, non mi ricordo se è Fable o Fables. Se ha al plurale, se c'è una ricordo. S e mezzo. Comunque è molto più, molto più maturo rispetto a Once Upon a Time. Che è un po' più in stile Shondaland, quindi un po' più in stile mm. so, grisanato. Però la matematica stessa del primo. È abbastanza cruda cavoli no esatto sei investigatore stai cercando gente cioè, e... vedi gente decapitata nel videogioco sì, tra l'altro <ride> e il secondo si sono rimessi in carreggiata perché sono riusciti a prendere la licenza di The Expanse sono qui che sto aspettando l'avventura narrativa dispense. di The Expanse sì e quindi eh, ho, capi ho capito ho presente il titolo non l'ho giocato Aspetta, quindi... The, The Expanse non è una serie The Expanse è una serie tv che aveva lanciato Sci-Fi quello dello spazio sì e che poi è stata di Seth MacFarlane no 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 è è bellissima quella serie tv ho capito che tra l'altro è praticamente una serie tv che ha lanciato Sci-Fi sono arrivati alla terza stagione poi ha recuperato Amazon Prime e l'hanno portata avanti esatto e l'hanno portata avanti fino alla sesta stagione. Praticamente The Expanse è una serie di romanzi creata da due scrittori, di cui uno ha vissuto alla corte di George R. R. Martin per anni e, e tra l'altro nasce dalla... Eh, loro avevano iniziato a scrivere The Expanse perché volevano fare un gioco di ruolo. No, cosa? Eh sì, perché la cosa che funziona molto bene all'interno di The Expanse, che è questa storia di hard sci-fi, quindi di fantascienza molto, molto vicina alla realtà, in cui ci sono sostanzialmente le fazioni terrestri marziane e i cinturiani che sono tutti quegli uomini che sono andati un po' come il Far West a cercare fortuna nello spazio profondo e che però per forza di cose hanno cambiato la loro fisionomia quindi sono, sono più alti sono più alti perché vivono in assenza nascono e crescono in assenza di gravità quindi sono, sono più alti come si quel personaggio che è un centuriano un investigatore? Miller mamma mia che bel personaggio scritto da Dio è molto bello il personaggio di Miller e loro all'inizio quello che funziona molto bene di Expanse è che c'è una precisa eh, conformazione delle fazioni, della tecnologia, quindi sai che i terrestri sono organizzati in un certo modo, hanno un assetto politico, chi sono i leader. Che la politica è de de della Terra. Ed, no? è, ed, è, ed è tutto e funziona tutto molto bene perché di base è un world building da gioco di ruolo sì. e quindi è tutto estremamente molto molto chiaro. Ed è molto bello anche da vedere. Ora mi informo su. su credo che, su che ci romanzi, sia comunque il gioco. Ho fatto il gioco di ruolo impazzisco. C'è il gioco, il gioco Nel di ruolo. Però lo butto lì. Abbiamo parlato dei libri game sotto l'ombrellone, un bel libro game, io mi sa che magari lo considero quest'anno. Mi piace fare una lettura fantasy, una roba così, se me la posso pure creare. Lo considero una sorta di GDR estivo, molto light, già fornito, già lì presente. No, io voglio che creino il, uh, il, il GDR di Expanse. Oh, eh, oh no, no, sarebbe però... bellissimo, ragazzi, veramente... Scusami, mi hai illuminato quando hai tirato fuori il video. dicevano Fables comunque prima perché Fable è il eh, video. Fables. Ok. Guardatevelo assolutamente su Amazon Prime, ragazzi. Porca miseria è una serie veramente con la S maiuscola, mi devo guardare ancora l'ultima stagione. Ed è tipo una delle serie TV meglio adattate. Perché io, io purtroppo sono una di quelle persone che dicono: Ah, ho visto questa serie TV tratta dal romanzo, è bella! No. Perché io sono una di quelle persone che quando c'è qualcosa adattato dal libro, dice no però di Expanse è veramente adattata molto molto bene ed è un peccato che si siano fermati alla sesta adattata stiamo parlando di copioni o stiamo parlando di no, no, trasposizione. di trasposizione di trasposizione da, da romanzo Scusa. a sete no no di trasposizione Scusa, però, però, su, però va detto che io ad esempio l'ho fruita tutto attraverso Audible oh. e mh, letta, letta molto molto bene super, uh, su, super consigliata Idea in italiano ah ok quindi... manca l'ultimo manca l'ultimo romanzo che è il nono che chiude il ciclo lo stiamo aspettando quindi si sono dovuti fermare per forza la serie tv perché non c'è la serie per tv si... che c'è il gioco da tavolo no. di The Expanse c'è il gioco c'è anche il gioco da tavolo sì e um, sì si sono fermati alla sesta stagione che diciamo va a chiudere un arco narrativo però la parte più interessante è nel 7, 8 9. <ride> e 9 ah. e in Italia deve ancora arrivare il nono insomma Giordana con The Witcher vai a nozze dicono eh, nì, nel senso che il, il, il fantasy io bazzico molto nella fantascienza, meno o meno nel fantasy, infatti Scuola CD Project Cyberpunk bat batte The Witcher però wow, wow, wow aspetta, a livello di setting, sì, di funzione, sì, sì. okay. di ambiente. A, a me comunque Guarda, è piaciuto molto 2077. Sì, sì. sì? ok, allora io non l'ho giocato perché probabilmente l'hardware non mi reggerebbe al momento. Uh, ho ripreso subito dopo quelle due settimane di full immersion lavorative, ho detto mi devo rigiocare Wild Hunt. Ah. e lo sto rigiocando proprio adesso, credo di avere una ventina di ore scarse. Per me, The Witcher, videogioco è uno dei videogiochi. Ma sai perché? Ah, è, molto, è molto bello, The Witcher. Da poco ho fatto questa cosa a me stesso. Sono anni che mi dico: devo farmi una top 10 giochi preferiti? Perché la gente mi chiede sempre: quali sono i tuoi preferiti? E non so rispondere: chi <ride> c'è sul podio, chi non c'è. Devo metterlo per iscritto, quindi l'ho fatto. Non sono riuscito a fare una top 10, perché ho detto: faccio la top 10 con le Honorable Mentions. Poi ho detto: no, mm. non è giusto. Quindi ho fatto la top 15. Perché okay. sono innamorato di troppi titoli, okay. alcuni tra l'altro sconosciutissimi. E uno di questi è The Witcher 3 Wild Hunt. Perché ricordavo quando l'ho giocato di essermene innamorato, però ho detto, era veramente da top 15? O è soltanto un bel gioco? Quindi ho detto, me lo rigioco per cercare di capire. E devo dire che per adesso l'amore è stato Ma secondo me è anche Star. da top 5. On The Witcher, eh? cioè, arrivo a dire, non a caso è, credo sia il videogioco che ha vinto più premi. È uno, se, credo che sia uno dei più. Ah, non so se è forse The Last of Us. Hmm. The, The Last of Us The Witcher, The Witcher se, se la, se la pure un Metal Gear sono per me tra i, tra i top vabbè se no noi finiamo a fare le top no, 3 anche, anche, anche The Witcher è molto bello però appunto per questioni di setting okay. Ma, eh, a me ha frenato tantissimo cioè l'avrei preso anche hardware o non hardware mi ha fermato tantissimo il pessimo lancio di Cyberpunk eh. e adesso infatti io l'ho recuperato proprio quando è uscita la versione Xbox Series X Playstation io l'ho giocato e dovevo ammettere estremamente cioè è stato super pulito ci sono anche oh. le repliche sul mio canale quindi non, non dico, dico non dico no 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 fatto male a guardarmi, ehm, Redez e Sinergo che cristona, no 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 fucilato. no fucilato. no eh, all'inizio è uscito un po', però secondo no no è no 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 la storia come è scritto, come è adattato, Rende molto molto bene. L'unica cosa che non mi è piaciuta rispetto al gioco di ruolo è che poi alla fine le scelte sulle build sono molto molto limitate perché ci sono tanti personaggi, tanti NPC che incarnano la cla una classe. Di Cyberpunk, quindi c'è la giornalista, c'è il corporate, c'è il techie, c'è il solo, però poi a te come build viene lasciato molto poco. Qua dicono Cyberpunk 2077, super deluso, non tanto per i problemi tecnici che non ho avuto, ma proprio perché il GDR, dove sta il GDR? Dov'è il GDR? Non c'è il GDR, ammazzi, ammazzi, spari, spari, spari. Hai avuto questa esperienza o sei riuscita a immergerti? È sicuramente più, è sicuramente più light di, di tanti altri giochi di, altri giochi di ruolo. Però a me è piaciuto comunque l'evoluzione l'evoluzione letto. Eh, cioè, avevano fatto tante promesse. Io l'ho seguito fin dagli albori, mm -mm. fin dagli annunci: il cioè. trailer con la musica dei Bullet. E sì, no. io ricordo chiaramente con la mia community di Final Fantasy XIV dell'epoca, mm -hmm. quando era uscito forse a un E3 o qualcosa del genere, un trailer molto molto grosso sull'aggiornamento, sullo stato attuale del gioco, Tutti ci siamo detti, tra l'altro, era una community internazionale quindi parlavamo in inglese. Ho questo bellissimo ricordo di questa conversazione. Ci dicevamo prendetevi tutto il cavolo di tempo che vogliamo, non lo vogliamo tra tre anni, quattro anni, ma deve uscire un capolavoro. Questo gioco, tutte le promesse: c'era proprio il trailer di lei che va nell'appartamento, no? era il via al femminile quel gameplay sì. trailer. La reveal trailer che girava, selezionava proprio il piano dell'ascensore, andava su, giù, cioè. Era bello. E io ho detto: Io vorrei questa roba qua, visto che sono uno che ama tantissimo le scelte, no? Quindi Life is Strange, queste cose qua. A me non interessa il gameplay, mi interessa proprio sentire di aver senso. Vedere poi all'uscita di un gioco che non ha nessuna importanza l'origine tra le tre che scegli perché ah, poi quello... che rientra tutto, io dico eh no la partenza purtroppo è una di quelle e tra l'altro io ho iniziato corporate che è la mia, anche la mia classe preferita di cyberpunk e, ed è quella che cozza di più poi con l'andamento della, della storia lì secondo me appunto c'è un po' di limitazione tra il, il background di partenza e poi la build che puoi costruire perché poi alla fine rimani o un netrunner puro oppure sei un solo però alla fine cioè se e anche questo lo trovo limitante. Eh. Un'altra cosa che amo molto è il livello di personalizzazione, proprio la personalizzazione molto avanzata nei giochi, perché ho questa voglia di sentirmi diverso il più possibile da. Qualsiasi altro giocatore Sono in tantissime ad avere questa cosa. Ma non perché mi fa schifo dire vabbè ho il personaggio uguale a tanti altri, ma perché dico l'ho personalizzato proprio al dettaglio. So sì. di stare avendo un'esperienza pura e mi piace sentire poi gli amici che dicono no, io ho fatto una cosa diversa, ho vissuto questa esperienza. Diversa. Tipo, uh, Dark Souls 3. Io mi ricordo sulla base della build che facevo uh, quando ho fatto. Il mio playthrough normale mi sono incastrato a determinati boss quando ero in Blind Run. E altri che ti ho detto: no, ma mica, ma quello è facilissimo! Batti, <ride> faccio, no? Poi ho detto: sai che mi faccio? Mi faccio una bella soul level 1, che sono quelle che ti, ti aiutano a capire. La soul level 1 è praticamente uguale per tutti, perché sei bloccato dentro dei limiti. Quindi l'esperienza sarà più o meno simile o oh, completamente diverso. Mm. I boss che prima sfondavo tranquilli diventavano degli scogli pazzeschi, e viceversa. Quindi dico, vedi che. È bella questa la, cosa, la qui. personalizzazione nei videogiochi è spacca, spacca di brutto. A me è uno di quegli elementi che mi ha appassionato più di tutti. Il gioco di ruolo è uno di quelle robe che mi, è, mi ha subito preso perché mi ha dato la possibilità di essere quello che volevo. Bravo! E la differenziazione la personalizzazione, secondo me, è uno di quegli elementi. Che più andremo avanti nel tempo, più la vedremo evolvere. Sì. Poi ci sono dei casi assurdi come The Last of Us, The Witcher che ti portano dentro delle narrative e ti appassionano. Un botto nonostante non ti diano la limitazione del tu sei quella persona. Il grosso ah. problema di cyberpunk, è, secondo me, di 2077 è quello, perché hanno costruito una storia estremamente ambiziosa ed estremamente calata nel mondo di cyberpunk, perché se hai giocato 2020, hai giocato Red, mm -hmm. quando giochi a 2077 ci sono delle cose, se non le hai mai giocate non hai mai sentito parlare di cyberpunk, lo capisci, prendi per come dato di fatto tante cose però ad esempio vedere come funziona la rete in 2077 e sai che ci sono state tutte le guerre del, del, insomma tutte le guerre rosse eccetera eccetera prima eccetera eccetera lo vedi cioè riesci, certo. a vede, riesci a vedere gli altri due manuali dentro 2077 il problema è che lì hanno cercato di costruire una storia estremamente ambiziosa e per forza di cose hanno dovuto tenerla un po' più su un po' più sui binari secondo me è l'unica Cosa che scricchiola un po' non è tanto l'evoluzione della storia quanto le romance. Mm. Quelle sono. che di solito in The Witcher sono. cioè erano molto intense. Sì. Addirittura oserei dire che sono uno dei punti focali. Quelle di cyberpunk cioè, sono un po'. io le ho trovate un po'. Ne possiamo parlare perché adesso è passata una vita dal 2015 sì. quando è uscito The Witcher. Sono rimasto delusissimo, per esempio, durante il mio primo playthrough quando alla fine di tutto. Mm -hmm. Ho fatto un po' il donnaiolo perché mi veniva. No, ma non per scelta, <ride> perché mi piace fare playboy, ma perché dico: il gioco mi sta dando questa opportunità qui. Lui è un tombird femme, vediamo che cosa succede. C'è Kira, c'è Tris, ci sono tutti questi bei personaggi che tra l'altro hai incontrato nelle cose precedenti. E dici: Vabbè, proviamo. E alla fine, quando ho provato un po' di tutto per capire chi amavo davvero mm. con chi volevo stare, tesoro, l'ho fatto solo per capire se ti amavo. Um, sono rimasto delusissimo dal fatto che alla fine Yennefer comunque ti, ti respinge. Se hai avuto altre relazioni o cose di questo tipo, ho detto: Hai visto? Ma sono so rimasto. Ma mi ha mandato in bocca. Ah, vedi questa? Nooo! <ride> e mi sono ripromesso che il playthrough mi dopo Mi piace dire una cosa che mi attira l'odio di, di tante persone, ma per me, Yennefer è una stronza. E i eh, team ma allora, nel videogioco sì, perché cioè più che altro per l'estetica. Eh, no, ma non è vero, non solo per l'estetica, anche per come si pone il personaggio di Tristan okay. nel videogioco, che poi ho scoperto essere molto diverso eh, dal da, da libro. Dal romanzo? In realtà, dal romanzo, perché io mi sono avvicinato al romanzo dopo il videogioco. Mm -hmm. Ho scoperto prima il videogames, me ne parlava Roberto. Il due l'hai giocato? Allora, prima il tre. Eh, poi ho detto: cazzo, mi è piaciuto così tanto che voglio vedere come sono gli altri giochi. Quindi ho, comp ho comprato su Steam tutti i giochi di, di The Witcher. Ho provato il 2 e venendo da un'esperienza con il joypad, un po' legnoso. Eh? Non mi è piaciuto per, eh, quasi per niente, cioè non riuscivo a ritrovarmi, e quindi non sono andato a peggio. il tasto tanto. per avere l'impulso del medaglione, per avere i sensi dei Witch. Eh, femmina... Ma cazzo, è eh, il gameplay ah, è lo diverso, lo e lo quindi so. poi mi sono un po' distaccato. Ma la curiosità mi ha portato a scavare ancora più indietro nel tempo e a provare anche l'uno. Ah! Mi ah! <ride> sanguinavano gli occhi, dicevo, cioè, ma com'è possibile che una merda di gioco del genere si sia evoluto in un capolavoro assoluto come troppo? che uno e due non hanno fatto esplodere The Witcher come fenomeno? No, no è il terzo. È, sta è stato il terzo che l'ha fatto esplodere come fenomeno. Questo mi ha portato ad interessarmi ai romanzi, mm -hmm. non ho ancora finito di leggerli tutti quanti, ho particolarmente apprezzato quello di, i, i, i romanzi, i racconti, che sono i primi uh -huh. volumi, adesso non ricordo i titoli perché... Le è... schivate su WASD, dice Le è schivate è. su WASD. <ride> e, sì. e poi la serie tv che... Non mi si può vedere ancora la seconda stagione, anch'io. No? Eh, non ho molta voglia di vederla. <ride> Mio padre eh, mi ha detto tutto. che gli è piaciuta meno la seconda della prima, se possibile. Ah, non è che e la prima non gli era bene piaciuta bene. per niente. Quindi... Sta a vendere bene. No. Eh, comunque, ecco. Uh, The Witcher. Non ti piace Yennefer come una, cioè, No, perché secondo me è un po'. No, non mi, non mi piacciono le donne che manipolano quindi nel eh. videogioco Triss si pone molto meglio rispetto oltre ad avere un'estetica sì, che si avvicina però ti tutto. ha usato sì Perché però mi non... ha perso la memoria ha fatto finta di niente ha detto mi ci vuole un witcher che... sì però mi ha, mi ha comunque fatto forse anche un po' l'estetica preferisco proprio l'estetica di Triss eh, a quella di Jennifer e nel videogioco, mm. che poi anche l'estetica mm. è diversa rispetto a quella del, del romanzo, Vabbè, non è una Red Dead nel ah, romanzo, no. no, è Castana se non ricordo male. Nel, <ride> nel romanzo, mi ne, nella serie tv, addirittura l'hanno fatta di colore. No? Sto usando quando com compri la um, Game of the Year edition, ti danno tutti i DLC, tutte le robe aggiuntive, sì. ti danno un aspetto alternativo per Yennefer, Tris e Siri. Proprio come a livello di vestiti ma che di skin, indossano. non di, di aspetto di no, skin. sì, sì, è proprio una okay. cosa devo dire che io preferisco di gran lunga gli aspetti alternativi. Li ho visti, sì, quella di Siri gli gli alternativi. Bello interessante. Ah, eh, questo interessante. purtroppo cyberpunk, almeno nelle romance. ma La mia Romance era molto. Sono personaggi molto ben scritti ma non mi ci sono innamorati cioè un porno innamo polacco le... <ride> no però non mi, non mi sono affezionata ecco ad esempio nel, nella mia romance mm. non mi sono poi alla fine affezionata al mio, eh, eh, eh. Um, beh, al beh, mio compagno pensando. infatti c'era lui che mi chiamava e mi diceva Vi. e io rispondevo e in chat dicevano ma lo stai gustando? sei un merda <ride> a me capito. dispiace per il videogioco di cyberpunk che non ha reso giustizia all'ambientazione eh, non l'ho giocato tutto, però parlo più che altro da, per il resoconto, cioè, è evidente agli occhi di tutti quanti che Cyberpunk 2077 ha fallito per il pubblico, cioè è stato un po' un vabbè comunque. C'è chi l'ha apprezzato Girare, Posso dire sì. che l'industria videoludica dal punto di vista del doppiaggio... Ha avuto proprio un arresto brutalissimo con Forbidden West, queste cose qui che noi abbiamo cominciato. Adesso sono uscite quindi ne posso parlare. Non tanto del retroscena, non sveliamo troppo, ma insomma abbiamo cominciato a doppiarlo e non dico che sia fermato, però hanno tutti rallentato perché hanno detto: Oddio! Dobbiamo evitare l'effetto Cyberpunk 2077. C'è stato un casino mostruoso. Però io in questo Per il doppiaggio caso... di Cyberpunk? Chi... No, non di Cyberpunk, ah. di tutti gli altri video. Cioè io l'ho vissuta questa cosa di Cyberpunk per quanto riguarda il mio lavoro perché uh -huh. mi chiamavano ai turni e mi dicevo, io dicevo Ma ancora questa roba qua stiamo doppiando? Ah, eh sì, perché senso. hanno tutti il terrore. Eh, Ci sono stati tutti quei ritardi, tutte quelle mm. robe lì. Andavo al lavoro e dicevo: Ma è sì. lo stesso roba che Eh sì, perché hanno tutti paura? Quindi sono lì che rifiniscono e rifiniscono. Per cercare di buttare fuori prodotti effettivamente finiti. Però io parlavo più dal punto di vista del gioco di ruolo, cioè proprio il gioco di ruolo di Cyberpunk, Cyberpunk Red okay. è bellissimo. È stupendo. E infatti io. Però pronto a giocarci non mi è ancora capitato. Guarda, giocalo, va vale veramente la pena. Anzi, Quello adesso che tu che mi hai detto che a Giordana, l'ambientazione la di, di Cyberpunk, comunque quel genere lì se ti dobbiamo chiamare allora a questo punto ti chiamo ah. per giocare una roba con quel tipo di ambientazione Cyberpunk è una figata Quella, ho ricordo che un, un disonore le piaceva ah abbastanza. sì molto <ride> me lo diceva in macchina però trovo che sia un grande spreco perché appunto eh, Reduce dall'esperienza di The Witcher con la CD Projekt Red ho pensato cazzo adesso che tirano fuori una roba su Cyberpunk possono finalmente tirare su anche cioè se Cyberpunk 2077 fosse andato bene anche il gioco di ruolo di Cyberpunk Red avrebbe avuto un enorme boom. Invece, questa cosa non è successa. Eh, invece, questa cosa no. non è successa no, un po' no. mi è dispiaciuto tantissimo. Vero. Hai ragione, è stata un'occasione sprecata. Uno spreco. Mm. Cioè, però, comunque, vi ripeto: secondo me, non è un brutto, non è un brutto titolo. È un, un buon gioco di ruolo, però è molto limitato rispetto alle potenzialità del, um, del, 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 pen, and, cioè del pen and paper, del GTR mm. classico. Perché. Okay perché comunque hai un certo tipo di costruzione appunto come dicevo della build però a me comunque è piaciuto e soprattutto girare per night city hanno fatto un lavoro enorme sulla mappa quindi passare dal deserto a corpo plaza e quello è molto molto bello ma infatti lo proverò io mi stavo esprimendo soltanto dal punto di vista del di, di le... quello come è andata in, In generale, sì generale sì sì chiaro. Ha provocato questo. Mm -mm. Molte persone magari non lo giocano, non lo vogliono provare proprio perché spaventate dal feedback generale che è arrivato, no? Quante prese per il culo sui bug. Cioè, è un peccato perché comunque peccato. giocato dritto per dritto, secondo me è comunque un titolo. La no. romance migliore e mancata di Cyberpunk sarebbe stata Claire. Non so naturalmente chi sia. Ma... Takemura, signori. Takemura cosa vuol dire che non si può fare l'amore romance con Takemura? Dai! E come dicono, però il gioco di ruolo mi sa che era tosto e incasinato forte. Di... No, no è, è divertente, vi assicuro che io l'ho giocato. È stato uno dei miei. Non avevo tanta esperienza di GDR prima di provare Cyberpunk. L'ho provato con vabbè, un signor master, Nicola De Gobbis. Eh beh. Eh, sul canale tra l'altro Twitch di Lucca Comics tutta la, la campagna è stata rieditata da Cavalier Cipolla quindi se volete ragazzi su Youtube ma è quella dove eh, lanci la famosa granata eh, la, la, da lì è emerso un meme che è tutt'oggi eh, nel nostro inside joke è eh, lancio una granata e eh, ragazzi <ride> sì, 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 già solo far ridere solo dire lancio una granata ormai Beh, eh, mi eh, ricordo che in 2020 era un po' complesso la parte di accesso alla rete perché ho, 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 questo, ho questo ricordo del, del, del manuale con la parte di accesso appunto al, di accesso alla rete che era, un, che era un po' complessa da gestire nel, nel, Ma nel manuale. Hai avuto un'iniziazione a questo? Io, io leggo i manuali come se fossero romanzi, quindi io ho letto oh, tutto 2020, ho letto tutto Red. L'ultimo Red? Sì. sì, sì, io ho giocato il Red. Ce n'è uno in arrivo che voi sappiate? per sapere se si stanno evolvendo se un... non sono informato solo. mi sa che non cavalcheranno tanto. no di, di cavalcheranno. cyberpunk tipo, si di si cyberpunk ha un il tutto zitti zitti cioè, cyberpunk sai. 2077 avrebbe potuto tirare quando fuori quando risale l'ultimo? cyberpunk red eh sì red è, è di mm, due anni fa perché c'era No, allora, credo fosse il sì. 2018, credo. Perché all'inizio c'era solo il Jumpstart kit, mi sembra di ricordare. Magari in chat ci sanno aiutare. Io ricordo che all'inizio c'era solo il Jumpstart kit che era un inizio, cioè che era tipo un... Non, non so se era una one shot o comunque era una cosa molto, molto asciutta e poi è uscito il manuale... Ah, starter set? Per, per sì, e poi è uscito il manualone, il insomma... Quindi, con, eh, Inverno Muto che chi diceva prima che secondo lui o lei era... Eh, ha posto in casinato forte yeah. ha detto la parte di accesso alla rete era un casino, ma mi rendo conto che è complicato da gestire. Mm. Mm. Sì, sì, sì. Comunque, ragazzuoli, siamo andati anche abbastanza off topic, ma ci stava, sappiamo che. Che altro è bellissimo. Si parla. È bellissimo siamo... perché ha commentato. Eh, Scusavi, Inverno Muto? Sì. Si bel nick è, è un utente di multiplayer? no è mm, una cheat è una citazione da Neuromante che è il romanzo cyberpunk ah, per, per okay. eccellenza chiolino oh. ti fa Wings Wings eh, eh. è stata una bella chiacchierata ragazzi ah, oh, yeah. eh, quindi mi, mi è, abbiamo dato qualche cosa e ce ne sono arrivati anche in chat sì, perché comunque sì. sono sicuro che i nostri utenti non solo ci stanno a guardare ma leggono anche la chat e lì è stato un flusso continuo di io vi consiglio questo, vi consiglio quest'altro da portarvi sotto l'ombrellone in montagna, dove cavolo vi pare, che tanto è easy light, eccetera. Abbiamo dato il nostro contributo e così avete fatto anche voi quindi vi ringraziamo tantissimo come sempre. Ma io ringrazio tantissimo anche la nostra Giordana. Grazie per avermi, grazie per, per volermi qui, mi ha fatto super piacere no, tornare. Ci siamo trovati voi. benissimo. Eh, non non dovrei di richiamarti, Giordana. O io cioè, tu non farti problemi a chiamarmi. Assolutamente, sì. assolutamente. Mi volete fare sì. mi volete qui a fare il corpo cattivo. Sì. E <ride> voglio vederti giocare. Vuoi ruolo, vedermi cioè è, è arrivata Giordana la volta scorsa, non è venuta qua e ha detto subito fatemi ripetizioni, <ride> datemi ripetizioni. è stata tipo bullizzata, Gli hai detto una roba del genere, Ovviamente scherzando perché dicevano che tu non sapevi giocare di ruolo? Perché io non ho, diciamo, a, a, allora mi, mi piace Molto il, il mondo del gioco di ruolo perché, appunto, leggo, leggo i, i manuali come se fossero romanzi, quindi tutto il world building, tutta la storia, mi piace tantissimo. Poi mi ritrovo al tavolo e non ho quelle, non ho, diciamo, quelle. Mh, quella prontezza e quelle capacità attoriali per calarmi nel ruolo, quindi io sono tipo, non so, sembra la voce della segreteria: faccio questo, faccio questo, faccio questo, completamente senza nessun tipo di. magari dentro ti stai divertendo, no? Sì, magari esatto, mi diverto molto, però sai, non ho quelle capacità attoriali per. sono come quelle cose che qualcuno ti manda un meme buffo e tu fai lol, super serio, lol. Esatto, e, e quindi tutti dicono però averti al tavolo veramente Giordana è una palla mortale perché non, non, non entri nel personaggio, poi magari mi diverto tantissimo perché Ci sono credo. lì e mi diverto, però non, non riesco a comunicare questa cosa. Secondo me ti crederai, sono, rimango convinto di questa cosa e ti dimostrerò che hai torto. Va io bene. metterla suo agio con un'ambientazione che le piace, ha voglia, perché se poi c'è il trasporto di dire, cavolo sì, voglio vedere cosa succede, sì. non te ne accorgi e ti viene fuori. Proprio. Devi giocare col party giusto e sì. questo è il tavolo giusto che fa per te. te lo dico. <ride> e Avremo anche le cam sopra. Esatto, <ride> sulle americane. Una roba un po' GDT, un po' GDR. Non è cane non è lupo sa soltanto quello che non è. Allora, ragazzi, io ringrazio tantissimo anche la chat e tutti coloro che si sono resabati. Che hanno sabato durante uh, la live, se ci sono stati anche dei bits delle donazioni. Non siamo stati dei bravi streamer, non ce ne siamo accorti, però vi ringraziamo tantissimo. E vi ricordiamo che eh, domani non ci saranno live, non ci saranno contenuti su YouTube, ma venerdì eh, mattina ci sarà il TG Rob ehm, Mentre per settimana prossima proviamo a portare se eh, il Covid smette di attaccarci anche l'ultima sessione eh, del gioco di ruolo cartaceo che stiamo portando nell'ambientazione di Eldestorse Online. Quindi... Eh, speriamo ah, che... fate qualcosa con, con teso beh. Sì, siamo arrivati a purtroppo la seconda sessione una delle nostre giocatrici eh, ha, si è ammalata eh, quindi alla seconda sessione abbiamo dovuto inventare un escamotage narrativo per giustificare l'assenza di uno dei protagonisti e sta succedendo anche per l'ultima sessione quindi vaffanculo <ride> <ride> che cazzo è oh, avevo col cuore lo dico speriamo che eh, che il covid ci, ci lasci stare, eh, quindi se Dio lo vuole, eh, martedì prossimo ci sarà anche eh, l'ultima sessione di ESO, ma per qualsiasi eh, update, eh, informazione, news, eh, vi invito tutti quanti ad accedere. E ad iscriversi al canale Telegram di Intel che è Intels Serald. Abbiamo anche il gruppo dove c'è la nostra community fortissima che è il gruppo di Intel. Vi basta cercare Intel. Se cercate su Telegram Intels Serald, eh, c'è il canale delle comunicazioni lì, avrete tutte le informazioni. Oppure il buon vecchio Instagram, nelle storie vi diciamo tutto costantemente. Ormai mettiamo anche il palinsesto di Twitch pure su, sulle storie, quindi mm -hmm. non ve potete sbagliare. E detto questo, abbiamo mafie, bisogno dello shout out allo sponsor? Ci siamo dimenticati di fare uno shout out allo sponsor, sì. Punto esclamativo NordVPN un, un po' alla fine eh, Manfre, eh, ti lascio la parola Punto esclamativo NordVPN Codice Intel VPN Se non sbaglio, se non ricordo male Ogni tanto dovrebbe uscire il bannerino Ma voi siete più bravi sì. di noi E eh, utilizzerete il comando apposito Per avere tutti i codici che potete utilizzare Naturalmente, lo sapete, lo sapete Vi è stato detto allo sfinimento Nel corso di questi anni E noi lo facciamo ancora perché è ripetita a Juvent eh, NordVPN è un sistema che vi permette di navigare su internet in maniera completamente sicura quindi non esitate a desiderare la protezione dei vostri dati e delle vostre informazioni personali NordVPN come funziona è sicuramente il VPN la VPN come volete dirlo migliore che ci sia sul mercato e vi permette di selezionare tra tutta una serie di diversi server in... posizionati in tutto il mondo per far sì che il vostro indirizzo IP, la vostra provenienza, risultino da un'altra parte del mondo. Quindi, per esempio, se ci sono delle limitazioni nel nostro Stato, in Italia, per YouTube, per un gioco perché ce ne sono, tipo che ne so per un sacco di tempo Akinator è stato bloccato in Italia adesso lo si può usare, non lo sapevi non potevi farlo, era soltanto in America altre robe in Italia non si poteva fare probabilmente perché era del demonio se aveste avuto NordVPN avreste potuto farlo perché avreste potuto fingere di essere dagli Stati Uniti d'America, recuperatevi tutta una serie di fantastici videogiochi, serie eccetera che potete eh, fruire di cui potete fruire utilizzando questo sistema e al tempo stesso navigate sicuri e tranquilli detto questo puoi salutare ma io ti ringrazio anche a te perché sei tornato grazie a, a me fa sempre un te. sacco piacere avevamo indetto questa pausa estiva ma tornare per lo special per me è stato una <ride> gioia l'abbiamo nominata prima ci è arrivato anche adesso un ride proprio al volo da cavalier cipolla grazie amore grazie mio. Eh, di casa. grazie mille Niente che dire, sono contento ogni volta che mi siedo a questo tavolo su quei divanetti di là, quindi per me è stata una fantastica scusa e spero che ci sia presto di nuovo occasione di organizzare qualcosa. Adesso è finito le vetro of madness, quindi non mi posso lamentare. C'è stato un bellissimo uh, comic all'Etna Comic dove mi avete uh, inondato di amore. Quindi grazie, è stata la mia prima fiera, è stata una bellissima esperienza e grazie ai ragazzi di Intel mi hanno reso tutto questo possibile per quanto mi riguarda quindi Bello. i ringraziamenti sono al contrario grazie mille a Simo che come al solito è qui seduto al tavolo con me, a, eh, con questa avventura che abbiamo progettato qualche mese fa e che io sono contentissimo di portare avanti, di farmi queste belle chiacchierate non vedrà di ritornare ogni settimana con il talk show <ride> e grazie mille Giordana perché ne avevamo parlato l'altra volta appena ci fosse stata occasione ti avremmo riavuta qua Abbiamo... Sempre, sempre felice di essere a questo tavolo. Non è neanche una promessa mantenuta, è proprio una cosa che fa piacere fare. Grazie. E questa cosa che pure la chat vuole, sta tranquilla, che è più realtà che finzione. E mentre stiamo salutando, possiamo fare un raid ad Andros? Sto scherzando. Visto certo. che già ci siamo così. Vai. Allora. Perché no? Ce lo stanno chiedendo in chat. e... Eh il nick di Andros è proprio Andros. Dark Andros, se non sbaglio Dark Andros Official eh, non te puoi sbagliare grazie, da, Dark Andros underscore? Oh? non lo so, dimmelo no. tu eh, te lo dico subito aspettatevi mezzo secondo Dark Andros Official, Dark Dark Andros Official. sì, grazie Guine vediamo se l'ho scritto giusto non è andato l'invio nome utente non valido nope. da... ah perché ho messo una chiocciola ups Dark Andros official, partito? Perfetto. Vi mandiamo dal nostro buon Andros. E vi salutiamo e vi ringraziamo di essere stati con noi. Hashtag croccante, mi raccomando. <ride> e <ride> non dimenticatevi di seguire anche Giordana in multiplayer. Sui social White Nello esatto. esatto. E mi trovate poi sempre sul canale di multiplayer. Assolutamente. Ciao ciao ragazzi, ciao!